Pugnaloni Simone, Campanari Giorgio, Paolella Frida, Flamini Eliana, Presente. Gallina Fiorini Diego, Canapa Matteo, Pierini Gabriele, Presente. Invernizzi Filippo, Presente. Maggiori Renata, assente. Gobbi Cecilia, Feliciani Michele, Presente. Vignoni Daniele, Presente. Ricci Ruben, Spilli Tommaso, Prandoni Giorgio Maria, Rossi Filippo, Sabatini Matteo, Presente. Simoncini Stefano, assente. Bordoni Monica, assente. Antonelli Sandro, Presente. Presente. Bottegoni Lorenzo, Presente. Araco Mario, Donia Caterina, è assente. Ginetti Achille, assente. Alessandrini Passarini, Alberto Maria, presente. Quindi sono 5 assenti, 20 presenti, la seduta è valida. Cedo la parola al Presidente. Grazie segretario, scusate, una prova tecnica, mi sentite? Chiedo alla consigliera Flamini se adesso mi sente. Sì, grazie. Ok, quindi si sentono tutti i microfoni. Diamo inizio quindi al Consiglio Comunale con il primo punto all'ordine del giorno che sono le comunicazioni del Sindaco. Non ci sono comunicazioni, quindi passiamo al punto numero 2 che sono le interrogazioni, interpellanze e mozioni. La prima interrogazione arrivata è del consigliere Alessandrini Passarini in ordine a strato di via Molino San Polo e tratto di via Sette Finestre. Scusate, scusate, un po' di silenzio in sala, grazie. Vado a leggere, consigliere, l'interrogazione. Premesso che le condizioni generali di conservazione di molte strade di competenza comunale risultano ormai critiche ed in alcuni tratti particolarmente pericolose, le abbondanti precipitazioni che hanno contraddistinto la prima fase del passato inverno, unite alla successiva fase di siccità prolungata, hanno provocato in più tratti smottamenti, cedimenti e/o frane. Considerato che, pur trattandosi di una problematica generalizzata e diffusa in tutto il territorio, risultano particolarmente critiche le condizioni delle seguenti strade: via Molino San Polo, dove in direzione Filottrano, all'altezza dell'intersezione con il fiume Musone, il fosso che scorre parallelo alla strada ha ormai pericolosamente eroso gli argini, creando un pericoloso strapiombo privo di ogni misura di sicurezza. Via Sette Finestre, dove all'intersezione con via Paradiso il manto stradale risulta notevolmente abbassato in corrispondenza del tracciato del gasdotto realizzato lo scorso anno, probabilmente a causa di un'errata compattazione della massicciata stradale realizzata al termine dei lavori nella fase di ripristino del cantiere. Ritenuto che in entrambe le situazioni, già segnalate alle autorità competenti in numerose occasioni, risultano essere estremamente pericolose sia per la circolazione stradale che per i ciclisti e pedoni, il cosiddetto piano asfalti posto in essere dall'amministrazione comunale è intervenuto in maniera sporadica e non ha in alcun modo coinvolto le aree oggetto del presente atto. Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto il sottoscritto consigliere comunale, interroga questa amministrazione per conoscere: 1. Quando, con quali modalità e tempi e con quale impegno di spesa verrà realizzata la messa in sicurezza di via Molino San Polo, con conseguente consolidamento dell'argine ed installazione di un guardrail o di qualunque altra soluzione idonea a prevenire la caduta, il rifacimento del manto stradale di via San Paterniano. 2. Quando, con quali modalità e tempi verrà realizzata la messa in sicurezza del tratto di via Sette Finestre, ammalorato in seguito dei lavori sopracitati. 3. Quali strumenti si intendano attuare per valutare eventuali responsabilità della ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione del gasdotto in corrispondenza dell'avallamento sopra indicato? Passo la parola al sindaco per la risposta. Prego, sindaco. Grazie.
Ringrazio il consigliere Alberto Maria Alessandrini e ci interroga un po' su quello che è il piano delle manutenzioni stradali che l'amministrazione comunale ha in essere di mettere in campo. Con l'approvazione del bilancio il 31 maggio l'amministrazione investe 600.000 euro come l'anno scorso in un mutuo per la manutenzione straordinaria delle strade e quindi senza ha in animo una serie di priorità raccolte in mezzo alla gente. Questa interrogazione è un'ulteriore priorità che viene raccolta. Faremo fare un computo dei lavori stando attenti sulla questione della proprietà e della competenza. Se la proprietà e la competenza del Comune di Osimo, saremo ben attenti a mettere a posto le strade. Per quanto riguarda via Sette Finestre, l'avvallamento, percorrendo io ogni giorno l'anello di Campocavallo per fare un po' di sport, l'avvallamento riguarda una di quelle aree che doveva riasfaltare la SNAM dopo aver fatto il metanodotto, e quindi faremo questa segnalazione a loro e chiederemo di intervenire nell'immediatezza. Per quanto riguarda invece Mulino San Polo a Case Nuove, cercheremo di capire di chi è la competenza, che sapete che lungo il fiume ci sono diverse competenze, che si interseca il fiume, che si interseca con i fossi. Sono competenze di categoria A, B, C, alcune sono del comune, alcune sono della provincia, alcune sono della regione. Faremo un'indagine di chi è la competenza e cercheremo di risolvere il problema. Grazie sindaco. Prego consigliere Alessandrini, se chiede la parola. Prego. Acceso, sì. Allora, ringrazio il sindaco per la risposta, prendo atto dei 600.000 euro che sono stati messi in preventivo, al tempo stesso prendo atto che la risposta è naturalmente abbastanza generica, per carità sono contento che questa lei la consideri una ulteriore puntualizzazione, ma io la reputo una priorità, al di là ognuno di noi naturalmente gradirebbe e vorrebbe avere l'intera rete stradale, ma soprattutto quelle più vicine alle proprie abitazioni, solitamente nel migliore stato possibile, ma queste qua invece sono in due aree densamente frequentate e trafficate. Via Mulino San Polo sappiamo perfettamente che è la strada che collega Filottrana ad Osimo, via Sette Finestre è una zona frequentatissima da chiunque faccia sport in questa città, che al di là delle competenze penso e reputo vadano quantomeno messe in sicurezza. Io ringrazio l'assessore Glorio perché ormai oltre un anno fa insieme al dottor Bagnozzi abbiamo fatto un intervento, sono stati messi dei birilli appoggiati per strada, ma poca roba. In attesa, e mi auguro, anzi spero proprio, questo è un ulteriore invito, che in attesa di una sistemazione definitiva di queste strade, accertata la competenza, ma mi risulta essere in entrambi i casi del comune, si voglia, quantomeno in attesa di ciò, andare a segnalare meglio questi che sono veramente dei trabocchetti, dei tranelli per chiunque ci possa andare a passare. Grazie consigliere Alessandrini. Le altre interrogazioni non le discutiamo, non c'è risposta perché sono assenti sia il consigliere Simoncini che il consigliere Ginnetti, quindi passiamo direttamente alla mozione 2.4 perché comunque il consigliere Ginnetti è assente. Nella mozione 2.4 risulta presente un firmatario che è il consigliere Sandro Antonelli. Quindi per la mozione in merito ad integrazione dell'articolo 98 del regolamento edilizio comunale passerei la parola al consigliere Antonelli, se me la chiede, per la presentazione della mozione. Prego. Grazie Presidente. Dunque, questa mozione che abbiamo presentato oramai diversi mesi fa, è ancora attuale per certi versi, anche se a questo punto cala un po' la sua portata. In ogni caso vanno fatte alcune premesse per comprendere l'intenzione che si voleva esprimere con la mozione stessa. E va detto innanzitutto che ormai da qualche anno la normativa sia europea che nazionale che regionale si sta muovendo, si è mossa per favorire ed incentivare tutta una serie di interventi, ma soprattutto per incentivare la diffusione di tecniche di edilizia
sostenibile, tra le quali possiamo annoverare sicuramente anche la realizzazione dei cappotti termici. E questi cappotti, peraltro, sono anche agevolati sia da alcune normative che negli anni si sono succedute, sia dal fatto che, come ben sapete, per diversi versi sono anche incentivate con dei bonus edilizi. E proprio per ricordare una delle normative di riferimento, si tratta del decreto legislativo 102 del 2014, che già aveva stabilito che il maggiore spessore delle murature esterne degli edifici che era necessario per ridurre del 10% i limiti della trasmittanza termica previsti dal decreto legge 192 potevano essere considerati in deroga sia per quanto riguarda il calcolo della volumetria dell'edificio stesso sia per quanto riguarda le distanze. E questa deroga al di sopra sia di regolamenti regionali che dei regolamenti edilizi comunali. Pertanto c'è già nella normativa che negli ultimi anni si è venuta a creare l'intenzione, diciamo, di agevolare queste forme di riqualificazione energetica, di efficientamento energetico che possono essere anche rappresentate appunto dall'utilizzo del cappotto termico. Altra normativa di riferimento, il decreto che è uscito, il cosiddetto decreto rilancio a luglio del 2020, che tutti conoscono, e che ha introdotto il cosiddetto superbonus, il quale superbonus, come ormai è noto a tutti, eleva al 110% la possibilità di detrarre le spese che sono state fatte in un edificio per appunto interventi di efficientamento energetico o per il miglioramento sismico. Detto questo, quindi fatta questa premessa, risulta chiaro che nella necessità di dover applicare un cappotto che peraltro viene considerato proprio nel disposto normativo del superbonus come uno degli interventi trainanti, uno dei possibili interventi trainanti, e questo sia per gli edifici cosiddetti singoli, monofamiliari, sia per i condomini, può nascere l'esigenza, come di fatto si è verificato anche nel nostro territorio, che alcuni edifici che confinano con lo spazio pubblico o con le strade pubbliche, nell'esercizio di applicare questo cappotto potrebbero, cioè, o meglio, vanno ad effettuare un'occupazione del suolo pubblico. Pertanto l'intento della mozione è proprio quello di, da una parte, regolamentare queste possibili situazioni e dall'altra comunque mantenere l'agevolazione nei confronti appunto di tutte quelle procedure che, come ben sappiamo, sono ormai legate all'efficientamento degli edifici, senza stare a ripetere o a ricordare qual è l'importanza appunto di queste pratiche. Pertanto la mozione ha questa finalità, che è quella di consentire, quindi applicando, introducendo una modifica al regolamento edilizio comunale, in particolare nell'articolo 98, di consentire, la realizzazione di questi cappotti senza che nel caso in cui il cappotto appunto vada ad occupare come proiezione il suolo pubblico, che questo diventi un problema o comunque che diventi oneroso. Nel disposto abbiamo indicato appunto nella mozione, questo si ottiene aggiungendo all'articolo 98 i seguenti commi, che riguardano da una parte la possibilità che questa occupazione diventi non onerosa e che si possa estendere fino a 10 centimetri, perché tecnicamente con un cappotto di 10 centimetri alle nostre latitudini si riesce ad ottenere un beneficio, un miglioramento energetico. E ovviamente l'altro comma è legato al fatto che questa applicazione comunque non deve andare in contrasto con le altre normative di settore, quindi con eventuali problemi che si possano generare nella riduzione dello spazio pubblico riservato al traffico o comunque al passaggio pedonale.
Ecco, questo è il, diciamo, il contenuto della mozione. Una considerazione che mi viene da fare è ovviamente relativa appunto al fatto che noi oggi discutiamo questa mozione a distanza di 7 mesi. Non è una polemica che voglio rivolgere all'amministrazione, ma è semplicemente la constatazione che purtroppo spesso in Italia accade che la burocrazia o comunque anche l'azione amministrativa e politica non segue quelle che sono le tempistiche che possono avere alcuni provvedimenti o alcuni correttivi che si debbono applicare a seguito di determinate verifiche e introduzioni di norme. Penso che sia chiaro a tutti che il superbonus è stato un provvedimento che il governo ha introdotto di grandissima validità, perché comunque ha attivato tutta una filiera che da qualche anno si trovava in difficoltà, soprattutto negli ultimi anni anche a causa del Covid, ma poi ci sono state tutta una serie di problematiche legate alla gestione burocratica di tutto il dispositivo normativo, che ha visto un'evoluzione con 16 modifiche che si sono succedute nel corso degli anni, sia procedurali sia di atti o disposti normativi da prendere in considerazione. Ci sembrava all'epoca, perché questa mozione l'abbiamo presentata il 15 di novembre, di poter agevolare almeno a livello comunale un'applicazione per i nostri cittadini. Chiaro che se questa mozione viene accolta dall'amministrazione lo potrà comunque essere, ma molto probabilmente non più per le abitazioni singole, che come sapete hanno una scadenza a dicembre del 2022, forse per qualche condominio che invece potrà esercitare questa possibilità fino a dicembre del 2023. Grazie. Grazie consigliere Antonelli. È arrivato un emendamento che adesso farò consegnare a tutti i consiglieri qui presenti in sala e per quelli che sono presenti da remoto lo vedranno a video. Intanto chiedo al firmatario, consigliere Galina Fiorini, se inizia a presentarcelo. Prego, un attimo. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma molto brevemente, secondo me la parte principale dell'emendamento sta nella modifica del dispositivo finale. Segretario, mi scusi, io vedo un emendamento che si riferisce all'ex consorzio agrario. Non so se è solo nel mio computer. Ah no, è un errore, consigliere Antonelli, grazie. Grazie. Prego, consigliere Gallina Fiorini. Sì, dicevo che essendo la questione abbastanza anche tecnica, che va a toccare alcuni elementi che poi sono correlati con altri, come ad esempio il piano particolareggiato del centro storico, e tenendo anche in considerazione il fatto che gli uffici stanno elaborando un nuovo piano regolatore, secondo noi sarebbe più opportuno che la questione venga demandata, essendo poi una mozione, quindi un atto di indirizzo, secondo noi è utile un passaggio, uno studio, un approfondimento da parte degli uffici competenti e dopodiché, se fattibile, un passaggio anche nella Commissione Ambiente e Territorio, in modo tale da poter arrivare poi in Consiglio Comunale con diciamo un documento più argomentato. E questo è il senso del nostro emendamento. Quindi condividiamo però lo spirito e diciamo l'indicazione, l'interesse per l'argomento trattato. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Prima di aprire la discussione vorrei capire dal consigliere Antonelli se adesso vede l'emendamento giusto. Sì, adesso vedo quello giusto, grazie. Perfetto, grazie a lei. Aperta la discussione, potete prenotarvi in merito all'emendamento.
Mi scusi, Presidente, non vedo più la spunta per la prenotazione dell'intervento. Non so se... Sì, perché infatti ancora mi risulta prenotato, quindi vuole parlare? Ah sì, grazie, allora adesso mi riprendo. Adesso la vede? Sì, adesso la vedo. Perfetto, grazie. Consigliere Antonelli, quando chiede la parola, alla fine dell'intervento si ricordi sempre di togliere la prenotazione in modo che poi le riviene fuori, perché sennò a me mi risulta sempre prenotato. Ah, ho capito. Prego, la parola. Perfetto, grazie mille. Dunque, adesso non vedo più l'emendamento, però comunque l'ho letto e ricordo il discorso. E evidentemente ci sono degli spunti che possono essere anche compresi nell'emendamento che è stato presentato. Ecco, grazie per averlo ripresentato. Quello che ritengo è che comunque aggiungere questa valutazione, che comunque è insita nel fatto che nel regolamento comunale diciamo si possono fare tutte le modifiche del caso, attarderà sicuramente l'iter che vedrà la modifica del regolamento stesso. Questo lo vedo come un problema, perché se già è in discussione la possibilità per le monofamiliari che si trovano ad avere appunto la superficie esterna a confine con un'area pubblica e che probabilmente non faranno più in tempo, perché come sapete il termine è stato posticipato al dicembre del 2022, ma con una diciamo ulteriore limitazione, che è di aver fatto almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre dello stesso anno, e aggiungere queste ulteriori verifiche, che sicuramente non incidono sull'aspetto peculiare a cui vuol tendere la mozione, ritarderà l'applicazione del regolamento anche probabilmente per i condomini, e quindi renderà inapplicabile questa cosa anche per il condominio che si trova nella situazione, con l'ulteriore aggravante che per i condomini gli interventi trainanti che sono necessari per accedere al superbonus possono essere solo due: o il cappotto esterno o l'impianto termico centralizzato. Voi sapete che nella nostra realtà pochissimi sono i condomini che hanno l'impianto termico centralizzato, quindi nella maggior parte dei casi chi a livello di condominio aderisce al superbonus è costretto, tra virgolette, a applicare il cappotto esterno. Pertanto andare a inserire tutta questa serie di considerazioni e far passare per un ulteriore vaglio, che per quanto legittimo in altre situazioni, in questo caso diventa particolarmente lento a mio giudizio, vorrà significare che anche i condomini che si trovano nella circostanza di avere una superficie, una parete che sta a confine con un'area pubblica, saranno costretti probabilmente a non aderire al superbonus, a meno che la loro possibilità sia legata al 25% di superficie disperdente sulle altre pareti rimanenti. Quindi la vedo come una limitazione, pertanto annuncio già che per quanto questo emendamento non snatura l'intenzione della mozione, però la rallenta nella sua efficacia, per cui il mio voto sarà comunque contrario. Grazie. Grazie, consigliere Antonelli. Bene, ha tolto la prenotazione. Non so se ha spento il microfono, ho sentito un rumore. Se ci sono altri interventi, non ci sono altre richieste, quindi chiudiamo la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto la consigliera Flamini. Prego. Grazie Presidente, sarò velocissima perché ovviamente il collega Antonelli è molto preparato sul tema e non ha detto scorrettezze, credo. Quindi l'unica nota che posso fare, sinceramente questo lo dico proprio perché prima di scrivere
la mozione, abbiamo cercato informazioni anche dagli uffici comunali e quando abbiamo praticamente compreso che comunque i tempi di variazione e delle modifiche insomma non erano così diciamo differenti, se avvenivano solo per quel punto particolare che era stato portato all'attenzione appunto con la mozione, sia che avessimo aggiunto qualcos'altro nel senso di dire un'analisi un po' più complessiva, perché da quanto ci hanno detto anche le altre variazioni che andrebbero messe dentro sono già rilevate e sono già presenti in documenti che praticamente devono essere semplicemente inseriti in quello che è il regolamento comunale, perché sono già presenti in analisi già pronte e già fatte. Quindi l'iter è già partito, per quello che ci siamo permessi di inserirlo in questa maniera, cioè di renderlo più armonico, tanto che appunto toccheremo appunto come amministrazione tutto il resto, compreso il piano regolatore e il comunque il piano particolareggiato e tutti gli altri comunque sono in modifica, e quindi per questo motivo insomma mi sento di dire che dobbiamo andare avanti così, perché non riusciremo ad accelerare un punto solo, purtroppo, se no sarei stata d'accordo col consigliere Antonelli. Grazie. Grazie consigliera Flamini. Anche lei se può togliere la prenotazione che ancora vedo a video. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione sull'emendamento. È aperta la votazione. Manca ancora solamente il sindaco. Ha votato anche il sindaco. Chiudiamo. È chiusa la votazione sull'emendamento. 15 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. L'emendamento viene approvato. Quindi possiamo procedere adesso ad aprire la discussione sulla mozione che è stata emendata con l'emendamento appunto presentato dal consigliere Gallina Fiorini. Apriamo la discussione, potete prenotarvi per gli interventi. Non ci sono. Consigliere Antonelli, prego. Grazie. Ho fatto bene stavolta oppure mi sono sbagliato? Ho fatto bene. Ok, grazie Presidente. Allora, ovviamente il nostro voto sarà favorevole alla mozione, benché emendata, però ribadiamo la preoccupazione relativa al ritardo che l'emendamento genererà nell'applicazione di quanto previsto nella nostra mozione. E questa è una cosa che deve essere presa in seria considerazione da parte dell'amministrazione, perché come è già accaduto ed è noto a tutti, nella prima fase di avvio della procedura del superbonus, comunque i cittadini osimani hanno patito un pochino
dei ritardi legati alla difficoltà di reperire la documentazione relativa alle loro abitazioni, perché nel presentare l'accesso agli atti, come sappiamo, il comune di Osimo, come anche altri comuni, ha impiegato insomma diversi mesi per rispondere. Questa situazione che ha caratterizzato la prima fase di impostazione del superbonus da luglio del 2020 fino a novembre del 2020, quindi per diversi mesi, è stata poi tra virgolette un po' risolta per l'introduzione del decreto da parte del governo, del cosiddetto decreto semplificazioni, che ha permesso comunque di procedere con il superbonus, non vincolando più la sua realizzazione o comunque non assoggettando la possibilità di perdere l'incentivo nel caso in cui si fossero poi accertati successivamente dei piccoli abusi o comunque delle discordanze tra quanto autorizzato e quanto realmente presente. Però ecco, se questa cosa non ci fosse stata, probabilmente sarebbe stata ancora più ridotta la portata di questo intervento. Quindi, visto che nella fase iniziale ammettiamo anche che l'amministrazione di Osimo, come un po' tutte, si sia trovata nella difficoltà perché è stata, tra virgolette, colpita da questa mole enorme di richieste di accesso agli atti che sono state governate come era possibile fare in quel momento. Però ecco, a questo punto chiediamo quantomeno l'attenzione e soprattutto lo sforzo dell'amministrazione di organizzare gli uffici affinché effettivamente questo regolamento venga modificato in tempi brevi, in modo da consentire a chi ancora ne avrà la possibilità di accedere a questo importante beneficio. Grazie. Grazie consigliere Antonelli. Non ci sono altre richieste di intervento, chiudiamo la discussione e apriamo le dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Gallina Fiorini, prego. Sì, grazie Presidente. Il voto del Partito Democratico sarà favorevole. Mi riaggancio anche alle considerazioni fatte dal consigliere Antonelli e diciamo nell'occasione vorrei ricordare che c'è stato uno sforzo importante dell'amministrazione con l'ultimo bilancio di previsione che abbiamo approvato lo scorso 31 maggio nel mettere a bilancio 660.000 euro per la digitalizzazione dello sportello di edilizia e in tre tranche, ma questo consentirà appunto progressivamente di andare a una totale digitalizzazione, il che significherà appunto meno burocrazia, tempi più rapidi per l'accesso alle pratiche. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Manca il consigliere Alessandrini, il consigliere Canapa. È chiusa la votazione, favorevoli 18, astenuti 1. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno che, ripeto, non essendo presenti i consiglieri firmatari delle prossime mozioni, possiamo andare direttamente al punto numero 3 all'ordine del giorno, che è l'approvazione della relazione sulla gestione ed approvazione del
conto del bilancio, stato patrimoniale, conto economico dell'esercizio finanziario 2021. Passo la parola all'assessore Pellegrini per la presentazione. Se mi chiede la parola, assessore. Prego. Grazie presidente. Dunque il più vicino. Allora, come si evidenzia dalla delibera che stasera andiamo a approvare, allora il consuntivo dal punto di vista del conto economico patrimoniale presenta un risultato positivo di 1.237.000 euro rotti. Mentre invece dal punto di vista il conto economico, dal punto di vista della contabilità finanziaria, presenta un risultato di amministrazione di 17.620.236,89. Ora ecco, analizzando la composizione quindi del risultato di amministrazione, quindi vediamo che le somme accantonate sono pari a oltre 10 milioni di euro. Ovviamente le somme accantonate per la maggior parte, quindi per circa 10 milioni di euro, derivano dal fondo crediti di dubbia esigibilità. E poi oltre voci minori, adesso alla fine mandato il sindaco, altre voci minori, insomma. Per quanto riguarda invece la parte vincolata, quindi abbiamo 4 milioni e 9. Di questi 4 milioni e 9 abbiamo una parte, circa 1 milione e 3, insomma, che deriva dal fondo funzioni fondamentali Covid, e poi diciamo ci sono anche altri molti fondi, contributi, diciamo, che in parte riguardano il sociale. E ora ecco, su questo cercando di fare, diciamo, una prima analisi su questo, ma sui fondi Covid, il comune di Osimo, cioè le somme stanziate ovviamente si riferivano, no, in parte a maggiori spese e in parte alle minori entrate. Le maggiori spese che sono state certificate per il Comune di Osimo per il 2021 per il Covid sono state, no, circa 732.000 euro, ma la componente che invece riguardava le minori entrate, su questa parte invece non siamo riusciti, ma dico per fortuna, insomma, no? Non si sono registrate le minori entrate. Voi sapete che, diciamo, la certificazione dei fondi Covid, ovviamente il Ministero dal sistema statistico, ovviamente, che il Ministero conosce tutti i dati, le entrate, no, di tutti i comuni d'Italia. Quindi mentre c'era una previsione di questa componente il fondo per le minori entrate, però in realtà, quindi, le minori entrate nel 21 non si sono registrate. Poi dopo di questo parlerò anche per la parte dell'avanzo libero. Quindi ecco, sì, maggiori spese per 732.000 euro, ma diciamo sono state componenti appunto che, cioè quindi questo residuo del fondone, ma buona parte dovuto, diciamo, alla necessità di coprire appunto minori entrate tributarie. Poi ecco, invece dobbiamo dire che i contributi regionali, quelli che vedete, il sociale o contributi ministeriali che fanno parte della parte vincolata, questo ovviamente riguarda non solo il Comune di Osimo ma tutto l'ambito di cui il Comune di Osimo è capofila, perché tutte le somme, no, tutti gli stanziamenti, i trasferimenti transitano nel bilancio del Comune di Osimo, ma larga parte, diciamo, sono contributi e finanziamenti che sono stati erogati nella parte finale dell'anno, insomma, e quindi verranno, essendo parte, diciamo, fondi vincolati, andranno imputati nel
nell'esercizio corrente. Poi abbiamo appunto 487.000 euro, 814 sono la parte che riguarda i fondi per le spese in conto capitale, quindi sono gli oneri che non sono stati impegnati nell'esercizio 2021, ovviamente al netto degli oneri che sono andati poi nel fondo pluriennale vincolato a finanziare le opere. Poi abbiamo l'avanzo libero che è di 1.878.000. Ora, di questo avanzo libero, ovviamente una parte, circa 300.000 euro, deriva dall'avanzo libero dell'esercizio precedente, che a sua volta era, comprendeva la componente dell'avanzo libero dell'esercizio ancora precedente, che ovviamente sia nel 20 che nel 21 non è mai stato toccato l'avanzo libero. Ora, quindi la componente dell'avanzo libero di competenza dell'esercizio 2022 dell'esercizio 2021 è di circa 1.500.000. E questo in parte perché sono stati stralciati 3 milioni di residui attivi. Questo ha comportato l'abbassamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, come abbiamo visto nella parte accantonata, si passa da 12 milioni a 10 milioni di euro di fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi una parte deriva da questo, cioè mentre era stato previsto 1.900.000 circa, 2 milioni nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021, lo stralcio di 3 milioni di residui attivi ovviamente ha comportato minor utilizzo del fondo crediti. E dall'altro si è registrato quel fenomeno a cui accennavo l'altra volta, cioè che anche durante il Covid sia l'IRPEF che va di competenza, sia l'IMU che va per cassa, però in realtà mentre ci eravamo attenuti a una valutazione prudenziale, perché allora si stimava una contrazione dei redditi, questo per quanto riguarda l'IFEF, del circa il 10% durante il Covid, però in realtà sia per l'IRPEF sia per l'IMU, che appunto va per cassa, in realtà sono stati sfondati entrambi i capitoli che erano stati previsti, quindi c'è stato un aumento delle entrate rispetto a la previsione iniziale, che ovviamente nel 21 nella coda del Covid era stata una previsione molto molto prudenziale. Quindi però comunque un'amministrazione che ha a disposizione un avanzo libero di 1.800.000 è certamente segno di un bilancio estremamente sano, di una gestione estremamente prudente, mai azzardata, perché poi ricordo che ci sono comuni vicino a noi, a partire dal capoluogo e Macerata e così via, che invece chiudono con disavanzi importanti. Poi abbiamo un comune importante come quello di Pesaro, che chiude quest'anno con un avanzo di positivo di oltre 3 milioni di euro, ma quindi tutto sommato abbiamo questo dato ci dà la misura
ci dà la misura appunto della, della gestione corretta e soprattutto del il grado di, diciamo, di un, ci rivela insomma un bilancio estremamente sano. I revisori dei conti hanno dato parere positivo, hanno fatto diciamo un appunto su quello che riguarda, e questo lo accennavo l'ultima volta nella discussione del bilancio preventivo, sulla, sull'inventario puntuale, sulla redazione, la necessità di redare un inventario puntuale dei beni. Non che il comune di Osimo non abbia l'inventario dei beni, ma inventario puntuale è un'altra cosa, e quindi, come dicevo, in sede di bilancio preventivo abbiamo stanziato la somma per affidare a una società di servizi la redazione di questo inventario puntuale, che questo significa andare dentro, ad esempio, il, faccio l'esempio, il singolo plesso scolastico e capire qual è la sede al banco pagata con i soldi del comune di Osimo, distinguendola dalla sede al banco La Lavagna comprata invece no, dall'istituto, dall'istituto comprensivo. Quindi diciamo c'è stato richiesto questo elemento di dettaglio maggiore. Ecco l'ultima considerazione, ripeto, nei precedenti anni 20 e 21 l'avanzo che era circa sui 200-300 mila euro, diciamo, non è stato mai toccato all'amministrazione. Ora, certamente da qua a fine anno, ovviamente che cosa andremo a fare? Certamente andremo a ovviamente impegnare sia diciamo i fondi in conto capitale, appunto, che ammontano a circa 487 mila euro, quindi diciamo andranno e quindi probabilmente nella, in sede di assestamento di bilancio, quindi faremo una variazione alla parte investimenti inserendo queste, queste risorse. Poi ovviamente c'è appunto il tema, si apre, insomma si apre ecco, il tema no, della, appunto di, no, di, dell'utilizzo, dell'utilizzo dell'avanzo libero, che ovviamente ci dice il testo unico, diciamo, serve in primo luogo per coprire eventuali disequilibri, in secondo luogo per coprire diciamo come si chiama debiti fuori bilancio, ma insomma non ne abbiamo, no? Quindi il testo uno dà una graduazione e poi via via è possibile appunto le spese non ripetitive oppure spese in conto capitale, ovviamente essendo una somma ecco importante, ecco poi ne, diciamo da qui a breve ecco, rifletteremo appunto su come appunto utilizzare una parte diciamo di questo avanzo vincolato di questo avanzo libero. Grazie. Grazie consigliere, grazie assessore Pellegrini. Apriamo la discussione sul punto numero 3. Non ci sono richieste di intervento. Un attimo, stavo cercando di prenotare. Prego, consigliere Sabatini, se mi fa... Eccolo qua. Prego, ha la parola. Eccomi, grazie presidente. Scusa un attimo per il ritardo nel prendere la parola. Allora, faccio seguito ai miei interventi già fatti nella, in sede dell'approvazione del bilancio preventivo dello scorso 31 maggio 2022, in cui avevo rilevato diciamo, alcuni appunti anche in merito a quello che era il rendiconto consuntivo per l'anno 2021. Riprendendo insomma, gli appunti che avevo già manifestato, ora intanto rilevo sì, una diminuzione diciamo, del fondo di crediti di dubbia esigibilità a seguito della rilevazione delle sopravvenienze per oltre 3 milioni di euro e comunque sono a testimonianza diciamo, di una difficoltà
in parte dovuta anche alla difficoltà economica del momento, ma anche diciamo per una difficoltà proprio insita all'amministrazione comunale nel riscuotere le imposte, quindi sia per quanto riguarda i tributi, i mutari addizionali IRPEF, che per quanto riguarda le sanzioni del codice della strada. Quindi su questo avevo rilevato un marcato ottimismo da parte dell'amministrazione nel non rilevare ulteriori accantonamenti al fondo svalutazione crediti, anche visto e considerato il buon risultato dell'esercizio conseguito, e anche la mancanza insomma di accantonamenti adeguati a quello che era il fondo contenzioso legale. Quindi ribadisco i miei appunti che avevo esplicitato in sede lo scorso 31 maggio. Per quanto riguarda il discorso relativo ai solleciti dei revisori, l'assessore Pellegrini aveva già fatto riferimento, come ha fatto anche oggi, all'impegno dell'amministrazione nella redazione di un inventario dei beni mobili. Oltre a questo sollecito da parte dei revisori, ci sono anche due inviti in merito ai lavori, alla cronologia indicata nella realizzazione dei lavori pubblici, in merito proprio alle tempistiche. Questo è condivisibile, visto poi in molti casi si è manifestata proprio questa mancanza di rispetto delle tempistiche indicate, e anche un invito a considerare le tempistiche nella riscossione dei tributi proprio ricollegandomi a quello che dicevo prima, per avere una più tempestiva anche azione nel recupero di questi tributi, anche perché una mia considerazione insomma su un totale delle entrate tributarie nell'anno 2021 di 17 milioni, che è in aumento rispetto all'anno 2020, ma comunque possiamo attestarci insomma intorno ai 16-17 milioni di euro, abbiamo comunque un fondo crediti di dubbia esigibilità di oltre 10 milioni di euro. Quindi questo ha ulteriore testimonianza proprio di questa difficoltà, che è anche una preoccupazione insomma per quello che riguarda la riscossione. In molti casi abbiamo rilevato, anche sempre in merito alla riscossione, che sono partiti diversi accertamenti sia per quanto riguarda la Tari che per quanto riguarda l'IMU dagli uffici, che poi si sono rivelati nulli o annullati proprio per una diciamo mancanza proprio di qualità di questi accertamenti. Quindi sarebbe bene, magari anche per non far perdere tempo magari al contribuente, al quale spetta sempre poi l'onere di provare la mancanza insomma di qualità di questi accertamenti, e affidandosi a volte anche a professionisti che poi vengono pagati, quindi un esborso finanziario, cioè il nostro invito, la nostra richiesta è quella proprio di avere sì una maggiore attenzione anche nella qualità di questi accertamenti che poi e questi magari solleciti che vengono inviati, perché molte volte si sono rivelati poi annullabili e sono stati annullati. Un'altra considerazione che avevo già fatto in merito agli impegni indicati ai conti d'ordine sul rendiconto, questi impegni sono aumentati insomma da circa 2 milioni di euro a oltre 15 milioni di euro. Questo perché c'è stato un cambio nel metodo di rilevazione di questi impegni. Anche qui nello scorso consiglio avevo rilevato un aumento dell'indebitamento, anche pro capite, quindi sarebbe bene anche che l'amministrazione facesse un ragionamento anche sull'indebitamento che sta proponendo, per quanti anni impegnerà anche le prossime amministrazioni, quindi lasciando una capacità poi di indebitarsi anche per il futuro alle prossime amministrazioni. Ultimissima considerazione e termino per quanto riguarda l'aumento già deciso per il discorso Tari, visto e considerato, ribadisco, il buon risultato amministrazione conseguito, quindi questo avanzo libero importante, come già detto anche dall'assessore Pellegrini, sarebbe stato auspicabile un maggior coraggio nell'assorbimento di questi aumenti
di questi aumenti o comunque avere una riduzione magari da qualche altra parte, su qualche altra liquida, un maggior coraggio visto il buon risultato d'amministrazione conseguito. Grazie. Grazie consigliere Sabatini. Anche a lei chiedo se riesce a togliere la prenotazione perché ancora lo vedo prenotato per parlare. Ha chiesto la parola. Il consigliere Gallina Fiorini. Prego. Grazie presidente. Il giudizio del Partito Democratico è un giudizio positivo, innanzitutto perché noi crediamo che se è vero ed è vero che uno dei principi base nella redazione di un bilancio è la prudenza, sicuramente questa amministrazione e anche dirigenti competenti hanno utilizzato la prudenza soprattutto in una fase delicata e incerta come quella della pandemia e della post-pandemia. Quindi il tema appunto delle entrate che, come diceva l'assessore, hanno tenuto è sicuramente di buon auspicio perché, diciamo, a parità di aliquote sostanzialmente significa che c'è stata una tenuta e anzi una ripresa dei redditi e quindi della capacità contributiva dei contribuenti, delle persone fisiche, delle imprese nel poter appunto pagare i vari tributi, IMU, IRPEF, eccetera. Per quanto riguarda la Tari, visto che è una polemica che si ripete, c'è da dire che la tariffa non viene, l'aliquota non viene calcolata dal comune, questa è una cosa ormai nota, viene calcolata attraverso un sistema che viene imposto dall'autorità per l'energia ARERA ed è a copertura totale del costo del servizio di igiene urbana, quindi il comune nulla può su questo e neanche, se mi pare di aver capito, questa fosse l'appunto, neanche può utilizzare l'avanzo di amministrazione per andare a coprire, diciamo, il costo del servizio, in quanto essendo una spesa ripetitiva l'avanzo non si può utilizzare per finanziare la Tari. Per quanto riguarda l'indebitamento, io credo che sia una polemica assolutamente inutile, non voglio parlare del passato, dico semplicemente che questa amministrazione è riuscita a ridurre progressivamente l'indebitamento che in passato era a livelli esageratamente alti, tant'è che potete anche fare degli accertamenti e sentire gli uffici competenti se non mi credete, tutti i vecchi debiti mutui presi dalla precedente amministrazione sono stati chiusi di fatto da questa amministrazione e proprio per questo motivo ora c'è lo spazio per poter accendere nuovi mutui a condizioni migliori, con oneri di finanziamento più bassi. Poi, se vogliamo andare nel dettaglio, si potrà vedere bene che nell'apice dell'indebitamento delle precedenti amministrazioni, sulla testa di Osimani, c'era circa 1.100 euro di debito pro capite e il debito è stato più che dimezzato, anzi, diciamo che è circa un terzo allo stato attuale, quindi direi che non è proprio il caso di parlare di indebitamento. E infine, per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo libero, come diceva l'assessore Pellegrini, poi magari ci sarà diciamo modo per approfondire la questione, come indicazione del Partito Democratico il nostro auspicio è che venga utilizzato in massima parte per spese di investimenti di inefficientamento energetico, che è un tema di attualità e che consente, oltre chiaramente a valorizzare il patrimonio pubblico, andando a fare appunto interventi di efficientamento e di risparmio energetico, ma consentirà poi in futuro di avere anche un risparmio nel bilancio, nella parte corrente del bilancio, e questo quindi avrà una ricaduta positiva poi anche per i cittadini e quindi in termini di eventuali
maggiori spese, contributi da erogare alle famiglie a seguito di risparmi di spesa per l'amministrazione comunale. Così come un altro tema, secondo noi, è quello appunto di andare a fare interventi di manutenzione straordinaria in impianti sportivi, marciapiedi, sistemazione di asfalti, eccetera. Quindi tutti interventi che, diciamo, possono in maniera abbastanza rapida e agevole trovare una realizzazione. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Ha chiesto la parola il consigliere Canapa, prego. Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Allora, mi dichiaro soddisfatto di questo rendiconto 2021 presentato dall'amministrazione e certamente anche le indicazioni date dall'assessore Pellegrini sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione con la prossima, diciamo, la prossima variazione di bilancio, e mi tranquillizzano, insomma, sul fatto che questi soldi verranno utilizzati come sempre dalle nostre amministrazioni in maniera efficiente ed efficace. Però permettetemi un attimo di rispondere alle critiche che ho sentito dal consigliere di minoranza Sabatini. Dunque, per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità e l'accantonamento dei fondi rischi, questa è una discussione che già aveva portato la volta scorsa ed era stato spiegato che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e l'accantonamento al fondo rischi derivano da delle relazioni specifiche e da calcoli specifici. Il fondo crediti di dubbia esigibilità viene calcolato sulla media delle riscossioni degli ultimi anni e l'accantonamento al fondo rischi viene fatto sulla valutazione dei legali del comune che diciamo indicano quali potrebbero essere le necessità in caso di soccombenza sui ricorsi e quindi i fondi eventualmente da destinare a questo fondo rischi. In entrambe le situazioni, quindi, l'amministrazione si è comportata correttamente. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato sulla base della media delle riscossioni e non è stato rilevato alcun rischio di soccombenza per questo periodo. Quindi questi accantonamenti sono stati fatti nel modo corretto. E per quanto riguarda invece la contraddizione che sento nelle parole del consigliere Sabatini è che l'altra volta ci attaccava di mancanza di prudenza per non aver diciamo accantonato questi soldi, ma questa volta non rilevo invece quella una cosa che dovrebbe essere invece sottolineata, diciamo quella prudenza che è stata fatta nelle previsioni di entrata, perché parte proprio dall'avanzo libero che abbiamo a bilancio è proprio data da quella prudenza nella stesura del bilancio di previsione 2021 che aveva tenuto basse le entrate cercando di anticipare quello che poteva essere un anno di crisi dovuto proprio al Covid. Quindi questa forte prudenza dell'amministrazione permette anche di aver superato il periodo più brutto del Covid con massima sicurezza, ottenendo un buon risultato a livello di bilancio. E per quanto riguarda poi, diciamo, la lotta all'evasione, noi dall'inizio del mandato, anzi dall'inizio proprio delle amministrazioni Pugnaloni, che stiamo combattendo per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione di quanto dovuto e non pagato. Però su questo piano non abbiamo mai visto le liste civiche scendere al nostro fianco per questo tipo di battaglie. Anzi, tutte le volte che si sono create queste situazioni nel quale abbiamo utilizzato degli strumenti per andare a recuperare queste risorse, le liste civiche si sono sempre apertamente schierate contro. E mi ricordo in particolare una discussione che tenemmo diversi anni fa, i primi di gennaio, per quanto riguardava le riscossioni Tari. Noi mandammo accertamenti per circa 2 milioni di euro e qui in questa sede fummo accusati di aver inserito a bilancio questi soldi, invece erano stati totalmente inseriti in un fondo, quindi non utilizzabili fino alla loro riscossione, e dicendo che probabilmente non avremmo incassato niente perché tutti si sarebbero opposti a questi accertamenti. In verità poi l'amministrazione ha riscosso oltre il 60% di quegli accertamenti e, come l'altra volta sottolineava anche il sindaco, non c'è stato alcun tipo di strascico legale sotto questo aspetto, perché non ci sono state
non c'è stato nessun tipo di ricorso fatto da parte degli utenti. Quindi in tutte le situazioni si è trovato un accordo con quanti avevano ricevuto l'avviso di accertamento e in tutti i casi sono stati riscossi questi soldi. Se avessimo seguito i consigli delle liste civiche, quel 1.300.000-1.400.000 euro entrati all'epoca nelle casse comunali non sarebbero mai entrate. E in più diciamo anche che è stato detto erroneamente che l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato eventualmente per abbattere la Tari, cosa che è assolutamente vietata dalla legge. Cioè non è possibile abbattere il piano finanziario. Il piano finanziario viene determinato dall'ARERA sulla base di una serie di indicatori che vengono comunicati dal gestore del servizio, quindi Astea. E sulla base di quello viene calcolata la tariffa puntuale per ogni cittadino. Noi al massimo potremo utilizzare dei soldi per dare dei contributi a certe categorie, magari perché hanno subito nell'anno del Covid dei danni, come è già stato fatto. Ma non è una cosa che può essere fatta costantemente con l'avanzo libero dell'amministrazione, è una cosa straordinaria che viene fatta perché la legge prevede per quanto riguarda la Tari la copertura attraverso la tariffa dell'intero costo del servizio. Questo prevede la normativa e non può essere fatto in altra maniera. Quindi sono cose che vengono dette non conoscendo probabilmente il dettaglio della legislazione. Quindi su questo qui bisognerebbe essere più precisi. Per quanto riguarda il resto, anticipo già da subito il mio voto favorevole a questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Canapa. Ha chiesto la parola la consigliera Bordoni, prego. Sentite? Grazie presidente. Solamente per precisare per quanto riguarda la questione Tari e la capacità di riscossione. Dunque, questa amministrazione è l'amministrazione in cui ha messo in campo una società esterna per fare il recupero dei crediti. E le poste messe a bilancio, no, ipotizzate di riscossione sono state talmente ipotizzate in maniera elevata che, come ha ben detto il nostro collega consigliere Matteo Sabatini, è rientrata a far parte di quella posta delle sopravvenienze oltre a 3 milioni, di cui ci siamo documentati perché siamo andati presso gli uffici della ragioneria e parte. Una gran parte di quegli importi sono importi che sono stati stanziati proprio a causa delle valutazioni anche della Tari e che invece non erano esatte e che, come ha già ben spiegato, ripeto, il consigliere Sabatini, è stato causa di grande perdita di tempo di molte parte famiglie, che molte di esse magari per piccoli importi non hanno diciamo che si sono arrese davanti alla burocrazia, cosa che magari delle aziende dove invece ci sono stati accertati importi molto più alti hanno dovuto ricorrere al tecnico, al commercialista, hanno investito davvero tanto tempo per poi trovarsi a dover verificare che nessun accertamento in capo a loro doveva essere effettuato. Quindi questo è il tema e questo è un tema che cerchiamo di porre all'attenzione perché le nostre previsioni non erano per niente sbagliate. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. Non ci sono altri interventi, chiudo la discussione e passo la parola al sindaco per le conclusioni. Prego sindaco. È naturale che un'amministrazione comunale in epoca Covid sia prudente nella gestione del proprio bilancio e quindi questo avanzo di amministrazione libero è un dato importante a sostegno della città. Purtroppo devo rispondere al consigliere Matteo Sabatini che ci chiedeva potete osare di più per quanto riguarda la tassazione. Purtroppo la pubblica amministrazione non funziona così. I denari che l'amministrazione ha a disposizione non possono, come diceva il consigliere Canapa prima, andare ad abbattere la tariffa Tari, perché la tariffa Tari è una tariffa a saldo zero
che si costruisce sul costo del servizio e viene addirittura costruita con degli algoritmi che da 3 anni ormai sono in capo ad ARERA. Che cosa può fare un'amministrazione? E lo farà. Il 1.800.000 euro di avanzo libero, l'amministrazione può costruire un bando a sostegno di famiglie, imprese, associazioni. Questo sì, però deve essere un bando con criteri oggettivi che premieranno in particolar modo, se pensa alle famiglie, coloro che hanno un ISEE basso e sono quindi in difficoltà. Se penso alle imprese, ci saranno dei criteri che dovranno dimostrare che c'è stato un abbattimento del fatturato in questi anni di crisi con il caro bolletta. Per quanto riguarda le associazioni, il contributo potrà andare in particolar modo alle associazioni che hanno in gestione degli immobili comunali o dell'impiantistica sportiva, che hanno dovuto sostenere dei costi importanti energetici. Allora, in base a questi criteri, con un bilancio che presenteranno, magari in perdita, giustamente, avranno a disposizione un quantum. Non si può intervenire direttamente sulla tassa o tariffa o imposta, in particolar modo quanto riguarda la TARI. Per quanto riguarda invece il fondo credito di esigibilità e il fondo rischi, o meglio conosciuto come accantonamenti per ad esempio contenziosi, entrambe le poste di bilancio sono frutto di una valutazione non politica, quindi purtroppo il dibattito politico da questo punto di vista è sterile, perché si basano sui dati oggettivi di bilancio, ci sono dei criteri di calcolo in base alla quale tu quantifichi il fondo credito di esigibilità, o per quanto riguarda il fondo rischi per contenzioso è l'avvocato del comune di Osimo che dice quelle che sono sentenze a rischio e quelle che non sono a rischio, e in base al rischio potenziale, dice la legge, dice il testo unico, si scrive una posta di bilancio del fondo rischi. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, lo ringrazio Matteo, perché è quello che più di tutti in questi 8 anni ha spinto sindaco e amministrazione comunale a lavorare sulla lotta all'evasione fiscale per un criterio di equità fiscale nei confronti della cittadinanza. Perché? Perché la legge, la Costituzione dice di prelevare 1 euro a chi ne ha, chi ha più risorse a disposizione, per dedicare servizi, quindi quell'euro, a chi i denari non ce l'ha. Con la lotta all'evasione noi andiamo a recuperare soldi che sono a disposizione del bilancio comunale per dedicarli alla spesa sociale, alla cultura, al turismo, allo sport e quindi alla spesa corrente. Io ricorderò sempre in questi 10 anni di mandato che le liste civiche hanno organizzato un blitz al ristorante da Tarcisio, dove l'amministrazione comunale si è presentata in toto e ci ha messo la faccia. Erano arrivate cartelle esattoriali per la TARI pari a 1.800.000 euro, le ricordo una ad una. La soddisfazione, perché lo ricordo? Perché la soddisfazione grande fu spiegare a queste imprese, ciascuna chiamata al consesso del sindaco, alla presenza dei funzionari dei tributi, e nessuna di queste ha fatto causa al comune, e tutto si è chiuso con un accordo bonario e quindi con una scontistica su quanto dovuto. Io sono d'accordo sul fatto che questo non deve accadere, quindi lo sprono del consigliere Matteo Canapa al sindaco e alla giunta in questi anni è che non bisogna aspettare, come ha fatto qualcuno nel passato e non noi, 5 anni per mandare una lettera di, chiamiamola lettera di richiamo, meglio conosciuto come avviso di accertamento al cittadino che si è sbagliato di pagare l'IMU o la TARI. Perché se aspettiamo 5 anni succede come nella riunione di Tarcisio, cioè abbiamo aspettato 4 anni e 364 giorni, quindi abbiamo aspettato il quinquennio verso la prescrizione, dice speriamo che nessuno si accorga, così magari le tasse non lo pagate, e non può funzionare così. Poi magari ha vinto l'amministrazione Pugnoli invece che le liste civiche e quindi ha dovuto inviare di fretta e furia al quarto anno e 364 giorni, ha dovuto mandare di fretta e furia queste cartelle, e giustamente quando arrivano tutti si infuriano perché sono arrivate tardi. Se invece un buon ufficio tributi, come abbiamo costituito in questi anni con l'aiuto di società terze, e ne abbiamo conosciute diverse, abbiamo sollecitato sia le famiglie che le imprese e gli abbiamo detto guarda che ci sono 10 metri quadrati in più, ci risulta, guarda che ci risulta che il nucleo familiare c'è una persona in più, non l'hai, ti sei dimenticato di dichiararla e quindi devi 10 euro, 100 euro, 1000 euro, vieni a trovarci che ne parliamo, perché l'atto che ha fatto l'amministrazione è stato questo. Prima ha mandato delle lettere di sollecito, ma non l'ha mandate dopo 4 anni e 364 giorni, cioè il giorno dopo andavano in prescrizione, dice non si accorge nessuno,
si accorgono tutti oggi. Allora le tasse le dobbiamo pagare tutti, e se ci siamo sbagliati a pagare, non è che andiamo a caccia dei soldi a casa dei cittadini di Osimo, noi ci siamo accorti di alcuni errori sulla superficie dell'azienda, sulla superficie dell'abitazione, e abbiamo detto: guarda, ti sei sbagliato fino a ieri, correggiamo insieme. E questa è stata l'attività che si chiama lotta all'evasione. Ma nessuno di questi, si chiama lotta all'evasione per legge in tutta Italia, ma non è un'evasione perché ci sono i furbi, è perché qualcuno si è dimenticato di dichiarare che gli è nato un figlio, e quindi il nucleo familiare, esempio per la Tari, è diventato 3 invece che 2, allora magari la Tari aumenta di qualche euro. E qualcuno si è dimenticato di dichiarare che ha un garage donato dalla propria famiglia e quindi risulta seconda abitazione, quindi c'è da pagarci l'IMU. Non abbiamo fatto altro che chiamarli, avvisarli e dirgli: venite presso gli uffici a capire che cosa non è andato. Questa però è un'attività che si dovrebbe fare durante il corso dell'anno corrente, almeno per i 2 anni precedenti, e non accorgersi al 4º anno, ripeto, 364 giorni, perché questo non è uno stile amministrativo che ci piace, ma credo che non piace in tutta Italia. E quindi è pari grado al pagamento delle tasse tutti gli anni. Uno può essere anche, può essere che non si è accorto di aver fatto un errore, e il comune lo chiama e gli dice: hai fatto un errore. Ma non lo chiama dopo 5 anni, perché dopo si arrabbia per davvero, perché se 10 euro per 5 anni fanno 50 euro, un conto è spendere 50 euro, un conto è spenderne 10 e correggere dall'anno successivo. E quindi una buona amministrazione, come abbiamo fatto noi in questi anni, piano piano abbiamo avvisato cittadini, famiglie e imprese di errori di cui ci siamo accorti, poi c'è stato un confronto. Non è sempre detto che dal confronto abbiamo chiesto più soldi ai cittadini o alle imprese. Può essere che ne è scaturito invece che le imprese o la famiglia ne ha beneficiato e ha avuto un ristoro. Infatti nel bilancio di previsione c'è la voce sgravi, che sono, è quel quantum che ogni anno non mai togliamo, e forse è troppo poco, perché da questo confronto con cittadini, famiglie e imprese capita anche che il comune debba restituire. Il comune non chiede solo, però questa è una buona amministrazione, non bisogna, dico io, aspettare 4 anni e 360. Grazie sindaco, sono aperte le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, mi sembra neanche. Consigliere Matteo Sabatini, prego. Grazie Presidente, scusate, ci metto sempre un po' per prenotare. Allora, risposta, prendo atto delle indicazioni, insomma, del sindaco e del consigliere Canapa. Quando parlo di maggior coraggio nell'assorbimento di questo aumento Tari, comunque, o comunque delle difficoltà economiche di famiglie e imprese di questo particolare periodo storico, che è evidente sotto gli occhi di tutti, insomma, che ci sono delle difficoltà oggettive, non parlo di quanto, tanto di riduzione, ma come ha detto il sindaco, come è già stato detto anche altre volte, proprio per la preparazione di un bando o di più bandi che siano rivolti a famiglie e imprese che erogano contributi non a pioggia, ma con requisiti oggettivi seri, mi riferisco proprio esattamente a quelli. È stato già detto, insomma, dell'istituzione di un plafond bollette di un importo anche abbastanza importante, per 250.000 euro, e è stato parlato anche di un plafond Tari basato sull'ISEE a 25.000 euro, di 40.000 euro. A mio avviso, proprio su queste voci qui sarebbe da intervenire proprio con maggior coraggio. Ecco, quindi faccio una precisazione sulla scia giustamente delle segnalazioni che mi sono state fatte dai consiglieri colleghi e dal sindaco. Per quanto riguarda quindi questa situazione relativa all'avanzo di gestione, quando mi riferivo proprio al maggior coraggio, mi riferivo a questa cosa. Ribadisco diciamo la difficoltà, nonostante le parole del sindaco, insomma, perché faccio riferimento e parto dal parere
che ha espresso l'organo revisore in merito, diciamo, a un'analisi delle tempistiche di riscossione per procedere eventualmente con le azioni conseguenti in maniera più tempestiva. E non faccio riferimento, come ho già specificato, solamente al tributo Tari, ma faccio riferimento un pochettino a tutto, anche a quello che riguardano le sanzioni al codice della strada, come ho già detto prima. Per quanto riguarda il discorso dei crediti di dubbia esigibilità, ovviamente c'è stata la valutazione degli uffici. Non posso non rilevare il fatto che comunque 3.200.000 euro sopravvenienze passive sono un importo importante, e anche lo stesso stock di credito di oltre 10 milioni di euro di crediti di dubbia esigibilità è uno stock molto importante, visto poi che le entrate tributarie ogni anno si attestano intorno ai 16-17 milioni di euro. Quindi il mio voto sarà contrario. Grazie consigliere Sabatini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Votiamo. Manca il voto della consigliera Paolella. Voto valido, c'è scritto. Ok, chiusa la votazione, favorevoli 15, contrari 5. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Votiamo. Chiusa votazione per l'immediata eseguibilità, 15 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Bene, chiudiamo il punto numero 3 all'ordine del giorno e passiamo al punto numero 4, che è la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Osimana Padre Bambozzi in sostituzione del membro dimissionario. Il membro dimissionario per il regolamento era di nomina delle minoranze, quindi prima di aprire la discussione chiedo ai gruppi consigliari che rappresentano l'opposizione di fare dei nomi se vogliono, quindi possono chiedere la parola e proporre dei nomi. Prego. Ha chiesto la parola la consigliera Bordoni, prego. Grazie Presidente. Dunque noi, praticamente è vero, facciamo lo school system, ma abbiamo deciso di fare una esperienza ai giovani, no? Ci dite sempre che non la facciamo fare, quindi è giusto che anche per il nostro ricambio generazionale e dirigenziali, i giovani iniziano a fare delle esperienze, anche piccole esperienze, però sono molto importanti anche per capire un po' la gestione, no, delle attività amministrative, delle attività iniziando proprio dalle società partecipate. Pertanto noi sosteniamo il nominativo di Giulia Dionisi, che ha presentato regolarmente la candidatura per questa nomina. Grazie consigliera Bordoni, quindi il gruppo delle liste civiche propone la candidatura della dottoressa Giulia Dionisi
Mentre ho chiesto la parola anche il consigliere Alessandrini, prego. Sì, grazie Presidente. Io pur conoscendo e stimando, non soltanto dal punto di vista professionale, ma soprattutto in virtù di un rapporto amicale alla dottoressa Giulia Dionisi, mi sento in dovere, se non altro per un rapporto di amicizia ugualmente, se non forse ancora più stretto, ma soprattutto poiché vedete, raramente capita la possibilità di poter proporre per un ruolo, seppur comunque di opposizione all'interno di un CDA, quindi non di primissimo piano, una persona che, con la quale si condividono non soltanto l'aspetto politico e ideologico, ma del quale soprattutto si rispetta e si ammira il percorso professionale. Proprio per questo motivo, come Lega, propongo il nome invece del dottor Daniele Bernardini, Alessio Bernardini, del dottor Alessio Bernardini, conosciamo tutti anche il dottor Daniele Bernardini, al quale, pur essendo distante anni luce, lì sì, politicamente ne rispetto indubbiamente il portato professionale, il dottor Alessio Bernardini, che è non soltanto un medico, non soltanto un professionista, che seppur giovane anche lui rispetto magari ad altri colleghi, ha già un'esperienza maturata significativa, soprattutto nei confronti di pazienti e di persone di età avanzata, ma che può anche dare, a mio modo di vedere, come dire, un'ulteriore competenza da un punto di vista gestionale, perché, come immagino molti di voi sapranno, da poco è anche direttore sanitario di un poliambulatorio specialistico qui nella nostra città, e reputo che potrebbe quindi essere un valore aggiunto significativo per questo che comunque è un ente di primo piano della nostra città. Grazie, quindi il consigliere capogruppo Alberto Maria Alessandrini Passarini propone il nome del dottor Alessio Bernardini. Se non ci sono altre, non ci sono altri gruppi di minoranza che vogliono fare nomi, io apro la discussione in merito a questi due nomi che sono pervenuti. Non ci sono richieste di intervento, d'altronde i capigruppo ci hanno presentato molto bene i profili delle persone candidate. Adesso passiamo, quindi chiudo la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Se da remoto potete spegnere i microfoni. Grazie. Quindi dicevo, sono aperte le dichiarazioni di voto e procederemo in questo modo. Faremo una votazione per il nome della dottoressa Dionisi e una votazione per il nome del dottor Bernardini. Chi prenderà più voti sarà nominato nel consiglio di amministrazione del Bambozzi. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi prego, consigliere Bordoni. Un attimo che le do la parola. Ecco qua, prego. Dunque, volevo solamente fare una precisazione, più che altro un auspicio, che almeno questa volta, rispetto a quanto è accaduto la volta precedente, la maggioranza rispetti ciò e il voto delle minoranze, come è stato sempre stato fatto negli anni. Quindi è un auspicio davvero forte, perché ha un senso di democrazia, un senso di rispetto che davvero vorrei sottolineare, considerando che diciamo il comportamento davvero poco corretto che si è verificato con le nomine che sono state fatte all'Istituto Campana. Per cui ripeto l'appello e ripeto veramente l'auspicio che la maggioranza rispetti il voto delle minoranze. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. Ripeto che il regolamento, consigliera Bordoni, comunque prevede che sia un nominativo candidato da un gruppo di minoranza.
sulla votazione il regolamento non dice niente, c'è stata una prassi negli anni, però rimane prassi. Questo per chiarire. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione, iniziando dalla prima candidatura, che è quella della dottoressa Dionisi. Possiamo votare. Manca il voto della consigliera Flamini. Chiedo alla consigliera Flamini se ha qualche problema per votare. Consigliera Flamini, segretario, considererei assente la consigliera Flamini, quindi chiudiamo la votazione. 4 favorevoli, 1 contrario, 14 astenuti. I voti per la dottoressa Dionisi sono 4. Adesso procediamo a un'altra votazione per il nome del dottor Alessio Bernardini. Anche al voto sempre della consigliera Flamini e del consigliere Sabatini. Consigliere Sabatini ha votato. Consigliera Flamini, la consideriamo sempre assente, quindi terminiamo la votazione. Favorevoli 9, contrari 2, astenuti 8. Viene nominato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Padre Bambozzi il dottor Alessio Bernardini. Chiudiamo il punto numero 4 all'ordine del giorno e passiamo al punto numero 5. Votiamo l'immediata eseguibilità su questo, sulla nomina quindi del dottor Alessio Bernardini. Per l'immediata eseguibilità mancano i voti del sindaco, del consigliere Spilli, del consigliere Brandoni, del consigliere Antonelli.
Chiudo l'immediata eseguibilità. 13 favorevoli, 2 contrari, 4 astenuti. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno, che è la proposta del gruppo consigliare liste civiche, precisamente dei consiglieri Bordoni, Antonelli, Simoncini, Sabatini e Bottegoni, in merito alla richiesta di apertura di uno sportello di centro dell'impiego nella città di Osimo da parte della Regione Marche. Passo la parola alla consigliera Bordoni, se me la chiede, per la presentazione dell'ordine del giorno. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Dunque, noi abbiamo ritenuto opportuno presentare quest'ordine del giorno in merito all'apertura di uno sportello del centro dell'impiego nella città di Osimo. È uno sportello che viene annunciato da questa amministrazione già dal primo mandato, se non ricordo male, addirittura una... diciamo competenza che era stata data all'allora consigliere Pasquinelli, di cui ne rimase tra l'altro molto deluso, perché comunque l'attività dello sportello, del centro dell'impiego, della tutela del lavoro, dell'occupazione, non è stata mai la priorità di questa amministrazione. Di recente, quindi lo scorso anno, alla fine del scorso anno, la Regione Marche ha approvato il piano di attuazione regionale del programma nazionale per la garanzia di occupabilità, il GOL, di cui la missione 5 del PNRR, componente 1 e riforma 1, indica gli obiettivi, è tra gli obiettivi della Regione Marche quello di garantire i servizi uniformi sul territorio regionale destinati proprio quell'azione di programma che intende incrementare la presenza fisica dei centri per dell'impiego e quindi dell'apertura di alcuni uffici territoriali, anche attraverso la riapertura completa o almeno settimanale delle sedi. Considerato che nonostante il tessuto produttivo marchigiano sia rappresentato da diversi sistemi locali del lavoro, oltre che da distretti e poli settoriali, la Regione Marche, e quindi anche per il tramite del nostro presidente Lino Latini, nella localizzazione di servizi del centro dell'impiego, ha ritenuto necessario quindi indicare anche la città di Osimo come città e quindi come location per l'apertura di uno sportello, che riteniamo assolutamente necessario al fine di poter proprio conseguire il target di un servizio, di un centro, di un punto informativo per i 40.000 abitanti di Osimo e dintorni. Quindi, preso atto che il comune di Osimo è stato dalla parte della Regione Marche più volte contattato e sollecitato a rispondere alla richiesta dell'apertura di una sede, come prevede la legge 56 del 2006, quindi al fine di aprire uno sportello per la prestazione di questo servizio, e che centri dell'impiego ricoprono per noi, che ne è stato sempre un punto di riferimento il lavoro, sia da quando eravamo in amministrazione, quando il governo era delle liste civiche, c'era proprio un ufficio apposta che si occupava proprio del matching tra le aziende e la ricerca di lavoro da parte diciamo delle persone non occupate. Abbiamo fatto tanta attività anche negli anni, abbiamo aperto la sera, mi ricordo diversi, per tantissimi anni abbiamo fatto incontri anche a livello con le nostre associazioni, quindi proprio di incontro tra offerta e lavoro, un'attività molto importante che sicuramente qualifica il territorio e garantisce anche alle, diciamo, alle persone no, una tutela, quindi un suggerimento anche di quelle che sono le offerte attive e le politiche attive che si possono comunque proporre nel nostro territorio. Perché questi centri dell'impiego quindi offrono delle informazioni proprio sul mondo del lavoro, sulla formazione, sull'orientamento, sulle preselezioni, quindi fare incontrare lavoratrici e lavoratori e aziende che aiutano quindi ad attivare percorsi appunto utili alle politiche attive al lavoro, quali anche i tirocini, i percorsi di accompagnamento, di supporto, insomma, come abbiamo già detto,
è un'attività che sicuramente qualifica il territorio e sarebbe un servizio necessario alla popolazione. Per ciò predetto, impegniamo il sindaco e la giunta a prendere in seria considerazione la proposta che è arrivata dalla Regione Marche, no? E mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché il comune possa mettere a disposizione un locale idoneo al servizio del centro dell'impiego, che andrebbe ad arricchire il territorio osimano e tutta la Val Musone di un servizio fondamentale per i cittadini. Grazie. Grazie consigliera Bordoni, sono aperta la discussione, ha chiesto la parola il sindaco, prego. Io ringrazio per la sollecitazione che arriva da questo ordine del giorno e racconto un po' quelli che sono stati i rapporti che abbiamo avuto con la regione. Fu il dirigente regionale a chiamarmi sul finire del mandato scorso per un incontro e individuammo come location la possibilità della sede ex tribunale presso il San Carlo. E di lì poi ci furono le elezioni e appena eletto il nuovo governatore delle Marche, il dirigente inviò di nuovo una nota al comune e quindi questo a chiarimento, perché è bene fare un ordine del giorno perché poi c'è la paternità o meno di chi l'ha voluto e chi no. Quindi io dichiaro già il mio voto favorevole, però ci tengo a raccontare la storia, perché non è che siccome stasera si vota un ordine del giorno posto alle liste civiche, sono le liste civiche a portare il centro per l'impiego ad Osimo. Il centro per l'impiego è stato chiesto sul finire del mandato Ceriscioli e richiesto dal dirigente con il governo Acquaroli. Ringraziamo Ceriscioli ed Acquaroli e siamo a disposizione per un iter che sarà purtroppo lungo, perché noi non abbiamo altri spazi all'infuori dell'ex tribunale per dedicare uno spazio che la regione vuole grande, perché se ritorna il centro per l'impiego ad Osimo, la regione ha già detto, sarà un centro per l'impiego per la Val Musone, quindi per una popolazione di 120-130 mila abitanti. Hanno bisogno di spazi ampi e quindi dovrebbe arrivare entro l'estate l'analisi sulla vulnerabilità sismica della torretta del San Carlo e dello stabile ex tribunale, e il progetto dell'amministrazione è collocare in questa struttura così importante. Noi stiamo aspettando con ansia quanto ci costerà e abbiamo già previsto €1 milioni a bilancio. In questa struttura non ci sarà solo centro per l'impiego, diventerà una valorizzazione del patrimonio comunale, dove porteremo, come abbiamo già detto, la Polizia di Stato, il Corpo di Polizia Locale, la Protezione Civile e il Centro per l'Impiego nella struttura ex tribunale, perché sono tre piani più da 500 metri quadrati più un archivio. Abbiamo già in mente con una struttura in acciaio e ferro di fare dinanzi adesso un polo per come deposito per le autovetture di queste istituzioni che servono la città, e vorremmo fare della torretta del San Carlo la casa delle associazioni di Osimo. Tante volte le associazioni chiedono un contributo, quale migliore contributo di dargli una sede che è comunale a costo quasi pari a zero. Chiedono un contributo, più contributo di questo non c'è, perché se pagano nel privato un affitto di 150-200 euro mensili, seppur sia poco, sono €2.500 all'anno. Più devono pagare l'utenza e noi mettiamo a disposizione una struttura pubblica per la loro sede a costi irrisori, cioè un piccolo contributo per pagare le utenze, e questo è il progetto che vorremmo realizzare, se ce la faremo, entro la fine del mandato. Quindi io volevo solo dire che gli ordini del giorno è mera politica, gli atti di bilancio sono amministrazione, l'ordine del giorno chiunque lo proponga è politica, è un dibattito politico. Però ci tenevo a dire che non è che se l'amministrazione stasera vota un ordine del giorno, mi trovo già il post pronto della capogruppo che dice siamo stati noi a portare il centro per l'impiego ad Osimo. Siamo stati tutti. C'è stata un'interlocuzione con la regione prima del governo Acquaroli, e ringraziamo Ceriscioli, e un'interlocuzione con il governo Acquaroli, che ringraziamo. I tempi non abbiamo oggi una struttura che, come richiede l'amministrazione regionale, per dire domani mattina apriamo il centro per l'impiego. Però abbiamo individuato il locale giusto. E allora stiamo aspettando con ansia l'esame di vulnerabilità sismica del San Carlo, perché lì, se ci sarà ancora la possibilità, tra qualche mese ubicheremo il futuro centro per l'impiego per l'intera Val Musone. Quindi dichiaro già da adesso il mio voto favorevole. Grazie sindaco.
Non ci sono altre richieste di intervento, quindi chiudo la discussione e apro le dichiarazioni di voto. Ho chiesto la parola per dichiarazione di voto la consigliera Bordoni, prego. Grazie Presidente. Dunque, volevo precisare al Sindaco che ho fatto un passaggio a cui lui non ha, forse non è stato attento e non ha compreso. La Regione Marche, allora, se il Comune di Osimo è intenzionato ad accettare la proposta che, come nostro gruppo politico, mi dispiace ricordare, l'abbiamo comunque fatta attraverso la Regione Marche, è... dov'è il sindaco? È nascosto, lo aspetto. No, lo aspetto. Può andare avanti consigliere Bordone, no, perché volevo un attimino precisare, perché se il sindaco appunto è d'accordo con l'apertura di questo centro per l'impiego, che sarà un punto di riferimento di tutta la Val Musone e che è stato fortemente voluto dalle liste civiche, e la Regione Marche ha risposto a questa esigenza come proprio indirizzo politico, perché è proprio gli indirizzi politici che sono molto importanti. E bisogna che risponde alla Regione Marche, perché ha avuto minimo 4-5 solleciti, e se lei non risponde questa occasione noi la perdiamo. Non so se ne è a conoscenza, magari poi fuori microfono le suggerisco anche a chi chiamare, perché siamo la Regione Marche ad oggi risulta che gli uffici del comune non hanno risposto dopo diversi solleciti, e per cui se il comune di Osimo è interessato bene, altrimenti purtroppo è un'occasione che fugge al comune. Quindi la invito e la ringrazio che in questa fase finale mi ha ascoltata, e sperando appunto che si prenda l'impegno, voti a favore, prendendo l'impegno che Osimo comunque possa comunque diventare questo punto di riferimento per il mondo del lavoro. Grazie. Voluto dalle liste civiche. Grazie consigliera Bordoni. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Gallina Fiorini, prego. Grazie Presidente, io credo che su questo punto possiamo essere tutti d'accordo, minoranze, maggioranza. Centro per l'impiego è importante ed è stato voluto anche dal Partito Democratico, perché già con la precedente giunta Ceriscioli era stato avviato l'iter. Poi se oggi va in porto il centro per l'impiego con un'altra giunta a capo della Regione Marche, va bene lo stesso, perché è un risultato positivo per Osimo e per il territorio, perché anche in un'epoca di digitalizzazione dei servizi è importante avere uno sportello dove le persone si possano interfacciare, e questo me ne sto rendendo conto giorno per giorno. È importante anche avere il contatto umano, non solo la digitalizzazione, che comunque è importante. Per cui bene che ci sia, se ci sarà, me lo auguro, uno sportello anche ad Osimo che sia baricentrico per la Val Musone, che è un territorio, un distretto produttivo importante, importantissimo per la provincia e anche per tutta la regione. Il sindaco ha ribadito qual è l'intenzione dell'amministrazione comunale, quindi noi diamo per assodato che sia un'intenzione favorevole e che ci si attiverà per ospitare in una sede idonea il centro per l'impiego. Detto ciò, è importante non solo aprire una sede, ovviamente, ma farla funzionare, e quindi mi auguro che possa funzionare veramente, questo diciamo in base alle responsabilità di tutti, perché la politica non deve dare solo l'avvio, ma poi bisogna anche concretamente proseguire, perché ad esempio facciamo i navigator per il reddito di cittadinanza. I navigator sono coloro che devono orientare nel mondo del lavoro, per trovare una collocazione a chi è senza lavoro, e poi 1800 navigator sono senza contratto, forse si cercherà una soluzione, si troverà una soluzione. Quindi il problema è sempre lo stesso. Noi parliamo di politiche attive del lavoro,
che è un diritto costituzionale perché deriva dall'articolo 4 della Costituzione, che dice che lo Stato non solo deve garantire il lavoro, deve promuovere tutte quelle situazioni e, diciamo, togliere gli ostacoli, ecco, rimuovere ogni ostacolo che impedisce una collocazione nel mondo del lavoro. Quindi è un diritto costituzionale. E oltre allo sportello occorrono investimenti nella formazione continua, perché il mondo del lavoro è cambiato e dobbiamo prepararci. Lo dico per me, ma diciamo io già sono anziano, i nostri ragazzi dovranno prepararsi ad essere costantemente formati e aggiornati, altrimenti abbiamo le situazioni purtroppo che si stanno venendo a creare, in cui una persona è troppo giovane per la pensione, perde il posto di lavoro, è troppo giovane per andare in pensione e non ha un'adeguata preparazione purtroppo per essere ricollocato nel mondo del lavoro. Questo non può accadere in un paese civile. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Ginnetti. Prego. Grazie Presidente, grazie ai colleghi delle liste civiche per aver portato questo argomento in discussione, in proposta di delibera al Consiglio Comunale. Chiaramente il nostro voto sarà un voto favorevole. Credo che oltre tutto quello che è stato già rappresentato sulla bontà, l'importanza, lo sviluppo, l'integrazione di un centro per l'impiego, in più, come è stato accennato di passaggio, rappresenta un elemento importante per far tornare Osimo ad essere il punto di riferimento nell'ambito socio-economico, di cui sicuramente fa parte a buon ragione anche l'aspetto del lavoro, nell'ambito della Valmusone, della zona sud di Ancona. Questo ruolo di riferimento, una volta ci apparteneva in maniera forte e ben riconoscibile e riconosciuta in diversi ambiti, negli ultimi tempi si è man mano affievolito da una parte per la vivacità, dall'altra per alleanze anche di altri centri minori rispetto ad Osimo. Credo che questo sia un passo importante sia per la bontà dei suoi effetti sul nostro tessuto sociale e economico, che anche per questo secondo aspetto che ho voluto rimarcare. D'altra parte però ci sono degli elementi che sono emersi nel corso della discussione, signor Sindaco, che andrebbero un attimo chiariti, spero che faccia l'intervento. Allora, sono convinto, anzi non ho nessun elemento per dubitare che sia tutto accaduto così, ovvero l'interesse con la precedente amministrazione regionale e poi ribadito con l'attuale, però questi solleciti ci sono stati, non ci sono stati, sicuramente ci sono stati. Perché allora la Regione Marche sollecita e il Comune risponde? Solo per un problema della idoneità della sede o altro? Credo che, tra l'altro, c'è un altro aspetto che non comprendo questa sera, ma non perché sia una cosa negativa e non averlo fatto, quindi positiva e non averlo fatto, ovvero quello che la maggioranza non presenta un emendamento, cosa che effettivamente rispetto a quello che il sindaco ha detto ci stava bene, sindaco. Però ecco, al di là della leggerezza un po' di questo quesito, di questa interrogativo, credo che un attimino va chiarito se ci sono dei problemi organizzativi su questo aspetto oppure no. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Ricci. Prego. Grazie presidente, ma quasi rispondendo per sbaglio al collega Ginnetti, perché già avevo in mente di dire queste parole, secondo me questo ordine del giorno va accolto proprio così come è stato proposto, poi per carità, puntualizzazione o meno da parte del sindaco, da parte del collega Lina Fiorini, ma secondo me, anzi ringrazio liste civiche, perché secondo me sia da ragazzo, ma cercando di immedesimarmi anche per quelle persone che sono decisamente più grandi di me, che in questo momento storico sono comunque in una situazione molto particolare, perché
l'occupazione giovanile è un problema, ma secondo me bisogna parlare anche di occupazione di gente un pochino più grande, cioè parliamo di signori e signore di 50, 40, 50, 60 anni che, come parlavamo e dicevamo, sono senza lavoro, non sono in grado di raggiungere diciamo la pensione in maniera del tutto lineare, con vari licenziamenti e varie problematiche. Secondo me un'altra cosa che ha detto molto bene il mio collega è che secondo uno sportello di persona, un incontro di persona, un faccia a faccia, avere un punto di riferimento, avere un ente, quindi diciamo proprio sportello del centro di impiego, secondo me è essenziale. Ricordandomi come io ormai nella mia giovane età, però 10 anni fa, mi sono approcciato al mondo del lavoro e lo sportello del centro di impiego mi diede parecchio una mano, quindi secondo me Osimo, che comunque iniziamo a essere anche un bel punto di riferimento per la nostra zona, essendo anche più di 35.000 abitanti, necessita di questa cosa. Quindi grazie di questo ordine del giorno, il mio voto sarà favorevole, come penso quello di tutta Energia Nuova. Grazie consigliere Ricci, ha chiesto la parola il consigliere Alessandrini, prego. Sì, un voto anche quello della Lega naturalmente favorevole, non soltanto per la soddisfazione di poter dire che sono d'accordo con il consigliere Ricci, ma come del resto con chiunque siede all'interno di questo consesso, ma ho apprezzato molto, come detto in precedenza, soprattutto un aspetto, e non soltanto perché questa potrebbe essere un'occasione di sinergia fra enti locali, quindi fra regione e comune, non soltanto perché una realtà e un centro importante come quello di Osimo a livello locale penso debba e possa avere uno strumento di questo tipo, anzi sia un dovere poter offrire un servizio però che poi realmente sia organizzato, efficiente e funzionante, anche e soprattutto perché in questo, il mio applauso al consigliere Ricci, perché noi sentiamo sempre parlare di lavoro come disoccupazione giovanile o comunque in prevalenza come un qualche cosa che attanaglia determinate fasce della popolazione, e dopo da lì viene facile immediatamente il collegamento con tutto ciò che attiene il reddito di cittadinanza, che non l'apro per carità cristiana e per evitare polemiche, però sarebbe un auspicio e anzi un desiderio che l'istituzione di uno strumento importante e utile come questo, con una sinergia che sia reale e non soltanto sulla carta e nelle belle intenzioni, potrebbe essere, sì o meglio, mi auguro che possa essere realmente un aiuto a chi magari all'età dei miei genitori, che sicuramente può avere qualche difficoltà in più, perché di certo il lavoratore stagionale durante i mesi estivi in uno stabilimento o un ristorante non può farlo, di certo in campagna non può andare a lavorare, ecco, mi auguro che questo possa essere un piccolo granello che possa, per quanto possibile, risolvere un problema certamente più annoso. Grazie consigliere Alessandrini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Possiamo votare. Manca il voto della consigliera Bordoni e del consigliere Canapa. Presidente, mi scusi, ma non compare la schermata e il mio voto è favorevole. Grazie consigliere Canapa. Quindi possiamo terminare la votazione considerando favorevole il voto del consigliere Canapa. Quindi 21 favorevoli, 1 astenuto. Il consigliere Bottegoni astenuto, segretario. Perfetto, quindi possiamo chiudere questo punto e passare al punto numero 6 all'ordine del giorno, che è una proposta sempre del gruppo consigliare liste civiche nelle persone della consigliera Bordoni, consigliere Antonelli, consigliere Simoncini, consigliere Sabatini e consigliere Bottegoni, in merito alla realizzazione del parcheggio pubblico nell'area ex consorzio agrario di Osimo Stazione. Anche questa volta passo la parola alla consigliera Bordoni per presentarci l'ordine del giorno. Prego consigliera Bordoni, ha la parola. Presidente, questo è un ordine del giorno in merito alla realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area dell'ex consorzio agrario di Osimo Stazione.
quindi è dal 2019 che questa amministrazione comunale annuncia, sia per mezzo stampa che nei vari consigli di quartiere che si sono succeduti, la realizzazione di un parcheggio pubblico appunto nell'area dell'ex consorzio agrario di Osimo Stazione, quale una necessità, no, davvero impellente, soprattutto per garantire la sicurezza stradale dei pedoni e dei veicoli e garantire allo stesso tempo la sopravvivenza degli esercizi commerciali. Ad oggi però non vediamo, quindi siamo già a 3 anni da queste dichiarazioni, non vediamo alcun tipo di parcheggio pubblico realizzarsi. Vediamo che lungo la strada statale 16 i parcheggi sono sempre più selvaggi. Sindaco, grazie, la ringrazio. I parcheggi sono sempre più selvaggi, quindi e la sicurezza stradale e la sicurezza dei pedoni è continuamente appunto messa a rischio. Pertanto chiediamo un impegno da parte di questa amministrazione innanzitutto a mantenere le promesse avanzate negli anni e allo stesso tempo di realizzare appunto il parcheggio pubblico prima ancora del nuovo insediamento del centro commerciale che dovrà sorgere nell'area ex Sisme, affinché appunto non si crei ulteriori diciamo caos, ulteriore traffico e ulteriori pericoli veramente della sicurezza di una, in una frazione che già è penalizzata da un traffico pesante e da un traffico notevole all'interno del Randoni, che volemo fare? Consigliere Bordoni, però vada avanti, per favore, silenzio, fate. Consigliere Bordoni, prego. Però si rivolga sempre a me, non agli altri consiglieri, me lo chieda, no, a me, grazie. Mi sembrava che eravamo in una discussione pubblica, vabbè. Si rivolga, quindi, sempre a me. A lei. Silenzio, prego. Quindi l'impegno è questo, se vuole lo ripeto, chiediamo l'impegno a mantenere le promesse avanzate negli anni, quindi alla realizzazione del parcheggio pubblico proprio per mettere in sicurezza, quindi sia stradale che pedonale, tutta la frazione, per salvaguardare gli esercizi commerciali esistenti, perché molti di essi sono penalizzati perché non si riesce più nemmeno a parcheggiare e quindi una macchina continua e magari se si deve fermare al bar non si ferma perché i parcheggi non ci sono, e se tutto questo potesse essere realizzato prima ancora del nuovo insediamento del centro commerciale che dovrà sorgere nell'area ex Sisme. Io mi auspico che la par condicio continui anche per quest'ordine del giorno e sia sostenuta da tutti nella, diciamo, pienezza e nella positività che avete espresso prima con l'altro ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. È arrivato un emendamento su questo ordine del giorno che chiedo di consegnare e di mettere a video per i consiglieri che partecipano da remoto. Intanto chiedo al consigliere Gallina Fiorini di presentarlo. Prego. Un attimo. Prego. Grazie presidente. L'emendamento vuole solamente fare una precisazione perché non è possibile dettare i tempi di realizzazione del parcheggio nell'area dell'ex consorzio agrario, quindi dire farlo prima che sorga il nuovo centro nell'ex Sisme, perché come credo sappia benissimo la consigliera Bordoni, la realizzazione di quel parcheggio è finalizzata alla buona riuscita di un piano di recupero, ok? Quindi non è che si può dire all'altro privato proprietario dell'area ex Sisme, no, guarda, aspetta, prima di fare qualsiasi cosa bisogna che facciamo il parcheggio dall'altra parte. Quindi io credo che correggendo quest'ultima parte del dispositivo, andando incontro anche al vostro ordine del giorno, si possa invece rafforzare comunque l'impegno dell'amministrazione comunale a realizzare un parcheggio utile alla frazione nell'area dell'ex consorzio agrario, come è stato indicato da apposita delibera di giunta che abbiamo indicato nel nostro emendamento. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. È aperta la discussione in merito all'emendamento che avete tutti letto, anche quelli da remoto, vero? Ok.
Quindi apriamo la discussione, passo la parola al sindaco. Prego, sindaco. Diciamo che va chiarito, come ha ribadito il capogruppo del PD, che non è che possiamo spostare degli impegni da una parte all'altra, perché questi derivano da una storia, la storia di un piano attuativo. Noi dobbiamo impegnarci affinché quel piano attuativo proposto dalla Giunta vada a buon fine. Quindi dobbiamo trovare qualcuno che investa nel consorzio agrario di oggi in stazione e si prenda l'impegno investendo nel consorzio agrario a fare al posto dei silos, a fare il parcheggio che abbiamo richiesto. Ma perché questo? Perché il parcheggio viene richiesto perché parcheggiano tutti lungo la strada per andare a fare una spesa veloce, sigaretta, giornale, gratta e vinci al Bar Luca o al Joyce Caffè per prendere una pasta e un caffè, e questo limita la visibilità ai pedoni e spesso accadono degli incidenti anche che hanno portato alla morte, ad esempio, del papà di un nostro amico che era da Severin, ad esempio, che ricordo io. Quindi l'impegno deve essere lì, in quell'area lì. Non è che possiamo spostare la costruzione del parcheggio all'ex sismo, perché nulla è, però di fatto dice quello l'ordine del giorno, dice di spostare in un'altra area questo impegno. Dice realizzare il parcheggio pubblico prima del nuovo insediamento centro commerciale dovrà sorgere l'area ex SIM. Concluda, sindaco, vado avanti. Concludo vado dicendo avanti. Che l'area ex SIM sta andando avanti un progetto per il quale l'amministrazione si sta confrontando con i tecnici del privato che investirà e chiederà, lì in quel caso ha chiesto di valutare un locale come richiesto al Consiglio di Quartiere per i giovani di Osimo Stazione per il Consiglio di Quartiere. Quindi ad ogni piano attuativo cerchiamo di incontrare anche le ragioni del popolo. Allora, sul piano attuativo del consorzio abbiamo chiesto il parcheggio perché lì c'è bisogno di un parcheggio, perché lì almeno non si limita più la visibilità per l'attraversamento dei pedoni e la sicurezza stradale, perché parcheggiamo al lato della strada senza che ci sia un vero parcheggio. All'ex sisme, dove nascerà un insediamento di natura commerciale, tanto l'avete letto tutti, stanno andando avanti le pratiche, chiediamo invece, abbiamo chiesto se c'è la possibilità di avere uno spazio come richiesto dal Consiglio di Quartiere e dai giovani che si sono costituiti in associazione, uno spazio per potersi riunire. Cioè ad ogni intervento cerchiamo di trovare anche l'interesse pubblico rispettando l'interesse del privato. Grazie sindaco, ha chiesto la parola il consigliere Alessandrini, prego. Sì, io preliminarmente mi asterrò dall'essere troppo partecipe in questa conversazione, in questa discussione, perché come penso la maggioranza di voi o la maggioranza di chi siede all'interno di questo consiglio, il contenuto di certe pubblicazioni o di certe affermazioni che definire denigratorio nei confronti del sottoscritto risalente ormai un paio di anni fa, inerenti alla questione dell'ex consorzio agrario, io non l'ho dimenticato e penso che non lo potrò mai dimenticare. Detto questo, preliminarmente, poi la discussione sarà dopo, un paio di puntualizzazioni. A me risulta, ma forse mi sbaglio, che lì non stiamo parlando dell'area dell'ex consorzio agrario, stiamo parlando dell'area del consorzio agrario di un privato al quale non penso nessuna amministrazione pubblica possa imporre di fare o non fare qualche cosa se non nell'alveo di determinati provvedimenti precedentemente assunti, e stiamo parlando soprattutto di un'attività economica che, tanto per rimarcare questa definizione di ex, in quel luogo stocca decine di migliaia di quintali di grano, produce reddito, dà lavoro a più di una famiglia ed è, fino a prova contraria, rappresenta anche un punto di riferimento importante per un'intera vallata e per un intero comparto che è quello agricolo, che sappiamo è sempre costantemente dimenticato, ma che invece, grazie a Dio, funziona ad esistere. Non voglio divagare perché poi ne parlerò dopo. In merito all'emendamento, il mio sarà un voto di astensione, così anticipo anche la dichiarazione di voto, come sarà un voto di astensione quello successivo, ma magari ne parleremo dopo, però penso sia giusto sottolineare il fatto che noi non stiamo parlando di un frustolo di terreno abbandonato, ma stiamo parlando di un'attività economica che penso meriti il rispetto di qualsiasi altra attività e non si possano fare i conti senza l'oste, a maggior ragione quando quell'attività si trova in quel luogo non da ieri, ma da decenni, da generazioni prima che le successive lottizzazioni e sviluppo urbanistico precedentemente rispetto al successivo sviluppo urbanistico.
Grazie consigliere Alessandrini. Ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti, prego. Sempre rimanendo in merito all'emendamento che praticamente riporta la situazione a circa un anno e mezzo, due anni fa, quando si illustrò questo aspetto. Consorzio, comunque non so qual è l'ente proprietario, la società proprietaria, attraverso la realizzazione di un centro commerciale e un parcheggio ad uso pubblico, se non ricordo male, aperto anche nelle ore notturne e così via. Che c'era poi un ingresso diretta e uscita direttamente su via Badia. Ma chiedo quanto è proponibile oggi questo tipo di realizzazione di piano attuativo, quando sappiamo che non c'è più interesse dell'attuale gestore del supermercato in via Adriatica al trasferimento, e quando c'è ormai la sicurezza di un altro insediamento commerciale a meno di un chilometro? Grazie consigliere Ginnetti. Non ci sono altre richieste di intervento, chiudiamo la discussione sull'emendamento e passiamo alla dichiarazione di voto sempre in merito all'emendamento. Dichiarazione di voto. Faccio la mia dichiarazione di voto sull'emendamento, che accolgo ovviamente con favore perché ribadisce un impegno già preso dall'amministrazione comunale, dalla giunta, che non è solo attinente, riguardante al piano di attuazione di un futuro acquirente del consorzio agrario, ma è proprio un indirizzo dato dalla giunta, che dice a Osimo Stazione c'è una problematica di parcheggio lungo la statale, quindi il parcheggio è utile e cerchiamo di lavorare per questo. Mi dispiace che la consigliera Bordoni è andata via, perché quando ho visto l'oggetto quando ho visto l'oggetto dell'ordine del giorno sono stato realmente felice. Nel senso che, a prescindere dalle contrapposizioni politiche, dico, bene, una cosa che serve, è giusto che tutti quanti gli attori politici in campo la portino avanti. Senza neanche pensare tanto al fatto, sono stati 15 anni e non ci avevano mai pensato, perché queste sono discussioni e pensieri che li lasciamo al passato, perché questa sarà 100 anni che c'è, da quando ci sono le automobili, che quello è un problema ad Osimo Stazione. Quindi tralasciando questi pensieri ho detto bene, poi consigliere Bordoni sinceramente lo vado a leggere e vorrei utilizzare un paragone che fa sempre un signore che scrive sui social: metto in una busta chiusa il nome del vincitore del concorso e poi vi dico chi è. Ecco, faccio questo paragone di questo signore a quale piace fare questo gioco e metto in una busta chiusa quello che succederà domani sui social, sulla stampa, su qualsiasi tipo di canale, se questo atto venisse respinto, se questo atto venisse emendato, se il sindaco dicesse una cosa o magari il presidente del consiglio ne dice un'altra, o il capogruppo o i vari capigruppo ne dicono un'altra ancora. Quindi per dire che è facile pronosticare, leggendo l'ordine del giorno, una propaganda post approvazione o bocciatura dell'ordine del giorno. Quindi ripeto, vado a concludere, andando a leggere, questo è quello che viene fuori. Non c'è realmente, da quello che c'è scritto, un impegno serio nell'aiutare l'amministrazione a trovare una soluzione alla problematica che c'è da anni lungo la statale 16 per i parcheggi. Questa è la mia
la mia posizione e accolgo quindi con favore, ripeto, l'emendamento, convinto che da domani non faremo propaganda sui social, non faremo populismo sulla stampa, ma lavoreremo tutti insieme per trovare una soluzione a trovare un parcheggio, magari anche ragionando col consorzio agrario, fuori da eventuali acquirenti, proprio per il parcheggio. Prego, consigliere Bordoni, dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Dunque, l'emendamento non può essere accolto dalle liste civiche perché è un emendamento, lei parla di strumentalizzazione politica e voi ne siete pieni, no? Perché noi abbiamo fatto un ordine del giorno con un'indicazione chiara, chiarissima, che potevate, con tutto l'entusiasmo che vi ha caratterizzato nell'ordine del giorno precedente, sostenere, perché non si dista molto dalla differenza di quello che scrivete, ma solamente è ogni volta togliere la libertà dell'opposizione di esprimersi. Quindi per me è un ordine del giorno a principio di votare contro, perché comunque l'ordine del giorno è già completo così com'è. Io le ricordo comunque ogni tanto che lei fa anche il Presidente del Consiglio e deve tutelare un po' tutti i vari consiglieri, no? Non essere solo di parte. Io penso che la minoranza ha la facoltà di scrivere sui social, ha la facoltà di esprimersi, ha la facoltà di dire ciò che pensa, ovviamente all'interno di una dialettica politica e all'interno del rispetto che ci deve essere e che ci ha sempre contraddistinto nel tempo, ma proprio perché facciamo politica, perché vediamo che abbiamo degli indirizzi politici. Comprendo che lei è di Osimo Stazione, quindi l'intervento è stato obbligato a farlo, perché poi le dichiarazioni sulla stampa sono state le sue e quindi la responsabilità è sua anche nei confronti dei cittadini che hanno partecipato ai vari consigli di quartiere, ed è questo, gliene do atto, che deve fare assolutamente questo intervento. Per noi l'area è quella di Osimo Stazione. Osimo Stazione, no, nasce lungo una statale, quindi insieme possiamo vedere dove vuole di quell'area lì, dove poter fare un parcheggio pubblico. Sicuramente se ci invitate, a quando comunque ce ne sarebbe l'opportunità delle decisioni insieme, ne saremo sicuramente contenti e parteciperemo allo studio di quello che potrebbe essere un parcheggio pubblico o comunque la messa in sicurezza della frazione di Osimo. Per noi l'emendamento si vota contro assolutamente. Grazie consigliera Bordoni. Sono presidente del Consiglio Comunale, giustamente difendo ogni singolo consigliere, però sono anche rappresentante dei cittadini e quindi se posso intervengo a dire la mia. Consigliere Ginnetti, prego. Grazie Presidente. Funziona il microfono? Sì, grazie Presidente. Sono d'accordo sul suo intervento, però l'emendamento è molto chiaro. L'emendamento è molto chiaro nel senso che recita che il parcheggio pubblico, grazie ad Osimo Stazione, venga realizzato nell'attuale consorzio, non ex consorzio come ci faceva notare il collega Alberto, attraverso l'insediamento del nuovo centro commerciale. Quindi è un po' diverso da quello che ha detto, perché o si realizza così con il contributo, con gli oneri, il contributo di miglioria del privato che realizza il centro, oppure si fa in un altro modo, come conosciamo, è un'opera di interesse pubblico, quindi può precedere a quegli atti espropriativi, ma non credo che sia questo secondo aspetto quello che si potrebbe fare, ma di fatto, rimanendo nell'ambito dell'emendamento, qui si parla della possibilità di realizzare il parcheggio attraverso l'insediamento commerciale. Ripeto, come ho detto nell'intervento, che questo insediamento mi sembra oltremodo improbabile e remoto, visto i motivi che prima ho accennato. Il mio voto sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Il nostro voto sarà ovviamente favorevole quando un ordine del giorno secondo noi è scritto bene,
partecipiamo al voto, votiamo favorevolmente come è successo nel precedente sul centro per l'impiego, non presentiamo nessun emendamento. Quando secondo noi un ordine del giorno è scritto male, abbiamo tutto il sacrosanto diritto, se vogliamo votarlo, di dare un contributo e di modificarlo in senso positivo. Secondo noi questo emendamento è migliorativo. Poi, se avessimo voluto fare propaganda politica, avremmo scritto nell'emendamento, tenuto conto che le liste civiche per anni, quando erano amministrazione, hanno cementificato, costruito case su case, Osimo Stazione, fino ad unirla all'Abbadia, senza prevedere un solo parcheggio. Però non vogliamo fare propaganda e quindi non l'abbiamo scritto. Voto favorevole, grazie. Grazie, consigliere Gallina Fiorini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione dell'emendamento. Mancano i voti del consigliere Feliciani e del consigliere Bottegoni. Consigliere Feliciani. Consigliere Feliciani è presente? Sì, si è collegato, ma mi sa che lo consideriamo assente. Consigliere Feliciani? Consideriamo assente il consigliere Feliciani. Chiudiamo. Scusate, la votazione. Favorevole? Sì, grazie mille. Ok, quindi 13 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti. L'emendamento viene approvato. Quindi proseguiamo con la discussione del punto numero 6 che è stato appunto emendato. Ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti, prego. Riguardo all'argomento più ampio che sottende questo ordine del giorno, al quale anche il sindaco precedentemente ha fatto riferimento, ovvero la pericolosità rappresentata dal traffico, dai parcheggi e dall'attraversamento della statale Adriatica da parte dei cittadini, residenti e non, credo che tutto questo abbia bisogno di un approccio più ampio e più integrato con altri tipi di interventi e anche altri tipi di soggetti. Il problema del traffico, io sono stato ad Osimo Stazione fino a pochi minuti fa, questa sera è stato veramente complesso perché c'è stato un incidente proprio nella curva finale verso sud e quindi c'era una fila, era impossibile immettersi nella rotatoria di Osimo Stazione. Il problema del traffico è un problema amplissimo, sappiamo benissimo le difficoltà per poter deviare il traffico verso la via Cameranense, detta volgarmente strada di Zingari, in quanto sono due strade classificate diversamente, però credo che l'amministrazione debba fare qualcosa in questo senso, si debba attivare per fare in modo che tutto questo grande traffico che attraversa, che passa dentro le case degli abitanti di Osimo Stazione venga ridotto in maniera sensibile, in maniera veramente importante. Quando ha detto sindaco le persone, ecco, volevo fare una precisazione, sicuramente lei non l'ha detto
nel senso in cui si potrebbe capire, va specificato che le persone posteggiano, parcheggiano lungo la strada perché ci sono i parcheggi lungo la strada, non che parcheggiano in maniera impropria. Indubbiamente ci sono dei parcheggi un po' pericolosi, anche se sono con strisce bianche, ad esempio quelli che sono subito prima della farmacia e così via, però indubbiamente il problema del parcheggio auto, la trasportazione, soprattutto in questa parte storica, diciamo verso l'Adriatico, della stazione esiste, è molto grave. Per quanto riguarda il fatto che i veicoli posteggiati siano una delle cause che rendono pericoloso l'attraversamento, questo potrebbe essere, non ne sono tanto convinto, ma credo che vadano installati altri due semafori a chiamata per l'attraversamento dove sono. Scusi se la interrompo, consigliere Ginetti, se può mettere il microfono perché scusa, non ci sentono molto bene. Grazie. Allora, scusate. Credo che degli interventi per ridurre la pericolosità della statale Adriatica che attraversa Osimo Stazione sia quella di inserire questi due semafori che già ci sono e farli diventare semafori a chiamata. Uno c'è già all'ingresso della frazione nord e un altro dovrebbe essere all'ingresso sud, all'altezza appunto dell'incrocio per via Badia o della consorzio agrario. Il parcheggio nell'area del consorzio agrario è importantissimo, quindi va benissimo questo ordine del giorno, ma come ho detto nella dichiarazione di voto e nell'intervento precedente, se così è, cioè se esso è esclusivamente legato alla realizzazione di un impianto commerciale, di un'attività commerciale, come era stato illustrato in un consiglio di quartiere a inizio 2020, fine 2019, il problema rimane nella sua praticamente non possibilità che venga data una soluzione reale e realista al problema del parcheggio non lungo la strada e tutto sommato dare la possibilità anche ai residenti di utilizzare un parcheggio pubblico. Quindi va tutto bene, però mi sembra che i tempi di realizzazione siano veramente molto fatui, non ben identificabili. Perché? Per i motivi che ho detto prima, ovvero non so se c'è interesse dell'attuale proprietà del consorzio agrario di andare avanti nella realizzazione di questo impianto commerciale e non so se ci siano appunto, questo è legato, interesse in questo senso nell'ambito dell'attività commerciale stessa. Ecco perché alla fine approviamo l'ordine del giorno, però se avessero i cittadini di Osimo Stazione da parte dell'amministrazione delle notizie certe o quantomeno molto probabili, il discorso sarebbe molto diverso e visto in un'ottica sicuramente più positiva. Grazie. Grazie consigliere Ginetti. Ha chiesto la parola il consigliere Alessandrini. Prego. Io ringrazio al di là di tutto le liste civiche per questo ordine del giorno, perché come sta dimostrando il dibattito tocca un aspetto particolarmente sentito in quella che è una delle frazioni principali di questa nostra cittadina e che purtroppo, come tante altre realtà che sono sorte il secolo scorso lungo delle vie di comunicazione che via via sono sempre diventate più importanti, si trovano a combattere con dei problemi dove purtroppo forse le stesse amministrazioni comunali in alcuni casi possono intervenire, ma forse nemmeno troppo. Ciò nonostante, io condivido pienamente quello che mi sembra che sia l'assunto, comunque la linea guida di quanto suggerito dal consigliere Ginetti, perché che la realizzazione di un parcheggio in quell'area sia uno strumento fondamentale, importante per la sicurezza, per la comodità, a vantaggio delle attività commerciali che stanno lì è fuori di dubbio, che questo potrebbe andare a migliorare in parte o comunque quantomeno a rendere più sicura
la viabilità di quella zona, è certo, ma per primo penso e suppongo che la stessa consorzio agrario sarebbe ben lieto di riuscire a spostare la propria attività commerciale ed economica al di fuori di un'area che, seppur arrivata dopo, è ormai divenuto un quartiere residenziale dove inevitabilmente potrebbero crearsi delle collisioni fra attività così distanti fra di loro. Però abbiamo appunto un concetto di base: se queste finalità sono così tanto importanti, lo strumento è uno, lo sappiamo tutti, è stato citato giustamente dal dottor Ginnetti. Se quella è un'area di pubblico, cioè se queste sono finalità di pubblica utilità, il comune si muova di conseguenza indipendentemente dall'aspettare o meno che venga realizzata un'area. Se questo deve essere subordinato invece alla riqualificazione, come va di moda dire, di quella zona, purtroppo sappiamo perfettamente che abbiamo un grosso punto interrogativo di fronte, e non so se lo strumento dell'ordine del giorno possa essere quello più adatto, perché se è vero, ma io per primo in questi anni che noi opposizione abbiamo queste possibilità, voi amministrate, noi giustamente dall'altra parte possiamo e dobbiamo dire, nel rispetto della buona educazione soprattutto, cosa a volte rara, quello che giustamente riteniamo. Però al tempo stesso andare a impegnare un'amministrazione con un ordine del giorno che è vincolato al volere nemmeno di una parte, ma di più parti, perché sicuramente questa riqualificazione non può passare dal consorzio, dovrà passare dal consorzio da un lato e da un eventuale altro acquirente da quell'altro. E la situazione economica che stiamo vivendo e che anzi ci si prospetta contro, purtroppo è nota a tutti. Pensiamo soltanto a quello che potrà costare la ristrutturazione e la edificazione ex novo di una struttura oggi rispetto a un paio di anni fa. Ripeto, purtroppo non mi fa ben sperare a tal proposito, quindi anche in questo caso anticipo la mia dichiarazione così risparmiamo tempo. Non posso in alcun modo che condividere quello che è il portato di base di questo ordine del giorno, ma al tempo stesso non potrò che astenermi, perché l'elemento volatile e soprattutto le condizioni e le variabili sono talmente tante che oggettivamente, indipendentemente dall'approvazione di questo ordine del giorno, ben poco si potrebbe fare, a mio avviso, in questo momento. Grazie, consigliere Alessandrini. Ha chiesto la parola la consigliera Bordoni, prego. Grazie Presidente. Dunque, il problema del traffico su Osimo Stazione ovviamente è un problema annoso, non è l'obiettivo di questo ordine del giorno trovare alternative al traffico, perché ne abbiamo già parlato più volte e questa amministrazione più volte ha fatto le orecchie da mercante, quindi evidentemente non è una priorità di questa amministrazione occuparsi del traffico di una frazione così popolosa come Osimo Stazione, nemmeno quindi del proprio benessere fisico, sociale e sanitario, perché appunto come diceva il collega consigliere, il traffico che c'è ad Osimo Stazione, dove sembrava la rotatoria la panacea di tutti i mali, non è stato così, purtroppo. Magari è comoda sicuramente, però diciamo che il traffico non ha risolto il problema del traffico all'interno della frazione. Quindi questo ordine del giorno era focalizzato alla realizzazione di un parcheggio, se non altro, come abbiamo indicato, prima dell'arrivo del nuovo centro commerciale. Perché questa cosa ci preoccupa molto, notevolmente. In uno dei scorsi consigli comunali e in qualche consiglio di quartiere è stato dibattuto qualcosa su questo centro commerciale, quando qualche cittadino, mi ricordo nell'ultimo consiglio di quartiere di Osimo Stazione, ha chiesto: ma scusate, qual è la viabilità, no, se un nuovo supermercato sorgerà nell'area ex Sisme, quindi dire chi viene dalla parte Ancona direzione Osimo, come entrerà in questo supermercato? La risposta è stata abbastanza vaga da parte delle amministrazioni, dicendo: guarda, deve arrivare, che io non ho mai capito se fosse una cosa per prendere in giro o è stata solamente una risposta così di getto, ma la risposta è stata questa: bisogna arrivare alla rotatoria di San Rocchetto e poi tornare indietro. Ma cioè, e quindi mi auguro insomma che sia stata una battuta di cattivo gusto, ma che sia stata davvero una battuta di cattivo gusto, perché se il parco per entrare dentro un nuovo centro commerciale, chi viene da Ancona e deve appunto immettersi, deve percorrere tutto il centro della frazione, andare giù nella rotatoria di San Rocchetto e venire su, al di là che per ben due volte
no, passa avanti della frazione, insomma, ho trovato questa risposta abbastanza ridicola, ma non per questo non ne siamo preoccupati, perché non avete dato un'alternativa, noi non capiamo quale sarà la nuova viabilità nel momento in cui verrà questo centro commerciale. E quindi non da poco è anche il traffico e anche il parcheggio su Osimo Stazione. Quindi la tematica è una tematica che ci preoccupa molto. Quindi, consigliere Campanari, lei parla di strumentalizzazioni, io invece parlo di problemi concreti, perché vivo nella frazione e le persone sono davvero preoccupate sia della viabilità sia di quello che dovrà succedere. Ma siccome la risposta è non tocca a noi, chiunque privato può venire a aprire, noi cosa c'entriamo? Se apre un supermercato lì, noi non possiamo dire niente, non è proprio così. Quindi io vi invito a fare chiarezza su quello che sarà la viabilità futura, non appena ci sarà la realizzazione del nuovo centro commerciale, che quindi andrà a congestionare completamente la frazione, anche il centro della frazione, perché se poco poco fosse vero che comunque bisogna percorrere tutta la frazione e poi tornare indietro, è chiaro che le auto non arrivano fino in fondo, tagliano prima, tagliano all'interno del parcheggio di Osimo Stazione, e abbiamo visto già con i vaccini, no, e con l'USCA che cosa è successo, no, durante il periodo della pandemia. Quindi noi ci auspichiamo che non riaccada più situazioni di emergenza di quel genere. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. Non ci sono altre richieste di intervento. Consigliera Bordoni, questo suo intervento possiamo considerarlo anche come conclusione dell'ordine del giorno, della discussione, quindi apriamo le dichiarazioni di voto. Per dichiarazione di voto ha chiesto la parola il consigliere Simoncini, prego. Consigliere Simoncini. Non c'è neanche video. Ecco, ha richiesto la parola. Prego. Posso? Posso? Sì, prego. Allora, io sì, la dichiarazione di voto è favorevole a questo ordine del giorno, perché condivido tutto l'intervento del capogruppo Bordoni e credo che l'amministrazione abbia gli strumenti per, tra virgolette, imporre alla nuova società che aprirà un così importante e grande supermercato a Osimo Stazione, imporre l'acquisto del consorzio e la trasformazione di questo in un parcheggio. Ci sono gli scomputi degli oneri di urbanizzazione, ci sono gli scomputi del contributo di miglioria e c'è una situazione da risolvere che verrebbe di molto aggravata dall'insediamento del nuovo supermercato nei pressi della rotatoria tra via Flaminia Seconda, via Flaminia Prima e la statale Adriatica, che appunto un nuovo insediamento commerciale di questa portata può aggravare di gran lunga. È chiaro che non si può pretendere che chi viene da Ancona e voglia entrare nel nuovo centro commerciale in zona Sisme vada a San Rocchetto, giri nella rotatoria di San Rocchetto, torni indietro e entri
nel centro commerciale. È chiaro che questa è una boutade, perché se fosse così, il nuovo centro commerciale parte già svantaggiato, perché metà del traffico, metà del potenziale pubblico, dei potenziali clienti che vengono sulla direttrice Ancona-Osimo Stazione, sicuramente vanno in un'altra direzione, in altri esercizi commerciali importanti che nella frazione ci sono lungo la via Adriatica, tra l'altro sulla destra, per cui invece di andare a girare a San Rocchetto magari girano sulla destra e vanno ad altri supermercati che ci sono in zona. Per cui io credo che l'amministrazione, con quella cosa tra virgolette che va sotto il termine di urbanistica concertata e che va sotto il termine di migliorare le condizioni di un abitato laddove un nuovo insediamento va a realizzarsi e che potenzialmente potrebbe aggravare alcune condizioni come il traffico, come io penso che l'amministrazione abbia questi strumenti di trattativa tra virgolette con la proprietà del nuovo impianto commerciale per far sì che si operi una realizzazione di un parcheggio che sarebbe proprio al centro della frazione, che quindi darebbe ampio sfogo, tra virgolette, ampia libertà anche al piazzale della stazione, che è sempre pieno di automobili in ogni dove, in ogni ora del giorno e della notte. Ecco, io credo che l'amministrazione debba cogliere questo ordine del giorno come, tra virgolette, un consiglio, uno stimolo a mediare con come ho detto, i proprietari di questa nuova grossa attività commerciale, di mediare un intervento che possa essere migliorativo della viabilità e soprattutto della parte, diciamo, del parcheggio all'interno nel cuore pulsante della frazione, che è appunto la statale Adriatica, tra la parrocchia, tra la farmacia e praticamente via Bixio o via Mameli, non mi ricordo adesso come si chiama, l'incrocio quello verso Castelfidardo. E quindi ecco, io credo che il mio voto è favorevole, soprattutto è un invito al sindaco, all'assessore all'urbanistica, a concertare un intervento di questo tipo che sicuramente con nessun costo per l'amministrazione comunale può essere portato a casa. Grazie. Grazie consigliere Simoncini. Ha chiesto la parola il consigliere Gallina Fiorini, prego. Sì, il nostro voto anche sarà favorevole. Mi fa molto piacere sentire quest'ultimo intervento del consigliere Simoncini, che dice un po' cose diverse rispetto a quanto precedentemente detto la collega Bordoni. Comunque non voglio far polemica, dico solamente che è un intervento che arriva con qualche anno in distanza, perché già nel 2019 c'era stata questa indicazione da parte della giunta, dell'amministrazione Pugnaloni, però diciamo dopo 3 anni arriviamo alla stessa conclusione. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione.
Manca il voto della consigliera Bordoni, del consigliere Bottegoni e del consigliere Canapa. Chiedo al consigliere Canapa se come prima non riesce a votare, se vuole dire il voto a voce. Consigliere Canapa ha votato. Ho votato, sì, esatto, grazie Presidente. Grazie consigliere Canapa. L'ordine del giorno viene approvato con 20 favorevoli e un astenuto. Questo era l'ultimo punto in discussione. Possiamo quindi, posso dichiarare chiuso il Consiglio Comunale. Ci vediamo alla prossima seduta. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buonasera a tutti.